Amici sportivi, buonasera, bentrovati. Puntata speciale della Domenica Azzurra dedicata alla vigilia della Supercoppa della finale tra Napoli e Inter, ovviamente. Spazio al mercato, le ultimissime dichiarazioni di Mazzarri e di Simone Inzaghi e ovviamente anche tutto ciò che riguarda questa finale di Supercoppa dopo che il Napoli ha vinto la semifinale con la Fiorentina. Però, soprattutto nella prima parte, spazio alla Salernitana che purtroppo ha perso in casa col Genoa, gara sicuramente sfortunata. Ne parliamo insieme a voi da casa con i vostri interventi anche tramite WhatsApp e con gli ospiti studio. Partiamo presentando gli ospiti e poi presento la mia compagna di viaggio, Paolo Specchi, anzi Alberto Savino. Buonasera Alberto. Buonasera, buonasera da tutti i telespettatori. Ho sbagliato io, Paolo Specchi e Alberto Savino. C'è anche Paolo Specchi, buonasera. Buonasera, ciao Dario, buonasera a chi ci segue. Saluto la nostra responsabile dei servizi sportivi, Sonia Lantella. Ciao Sonia, buonasera. Buonasera. Ed Enrico Scapaticci, buonasera Enrico. Ciao Dario, un saluto a tutti. Per la Salernitana non è una buona serata. Non è assolutamente una buona serata. Direi che è notte fonda. Alla luce di questo risultato che suona quasi come una condanna. Dici, 17 partite da giocare, meno 6 dalla salvezza, però bruttissima sconfitta, una giornata invece che ha visto l'Empoli vincere, per esempio. Ma ne parleremo con collegamenti alla Reiki e con anche le conferenze stampa. Dicevamo, in questo percorso tra Napoli e Salernitana ci aiuterà, mi aiuterà, ne sono molto felice di ritrovare qui in studio Ilaria Cuomo. Ciao Ilaria, buonasera. Ciao Dario e buonasera, benvenuti e benvenute ai nostri ospiti e un saluto anche a tutti i nostri telespettatori. Come hai ricordato giustamente tu, i protagonisti siete soprattutto voi, perché durante queste due ore di diretta leggeremo i vostri messaggi tramite WhatsApp. Vi ricordo il numero che è 342 87 25223. Assolutamente sì, sulla Salernitana ovviamente e anche sul Napoli. Domani è atteso alle 20 italiane a Riyadh la finale con l'Inter e la Supercoppa. Dicevo, ascolteremo anche Mazzarri e Di Lorenzo, cosa hanno detto da Riyadh, ma brevissimo ci collegheremo con la Reiki, con l'esterno, con Filippo Notari e soprattutto anche sentiremo, vediamo già intanto la gente, i tifosi che vanno fuori. Dicevamo Enrico Scapaticci, poi andiamo da Filippo Ilaria appena mi dirai che è pronto per assaggiare l'umore. Esatto, l'umore è sicuramente nero dei tifosi della Salernitana, vantaggio immediato di Martegani, pareggio di Reteghi, colpito poi da uno snack, quanto pare, comunque da oggetti, e non si lanciano oggetti verso il campo, questo è evidente, e poi purtroppo rigore decisivo, siglato da Gudmundsson per un fallo di mano di Lovato, che c'era, e Salernitana però un pochino sfortunata anche, Enrico. Sfortunata fino alla traversa di Capitan Candreva, sì, che poteva subito dopo il rigore del 2-1 del Genoa riaprire la partita, riportarla sul pareggio e lasciare che i minuti successivi potessero regalare un risultato pieno alla squadra di Inzaghi. Invece dopo quell'episodio, dopo quel legno colpito appunto su calcio piazzato da Candreva, la Salernitana si è spenta. Mi è sembrata come un interruttore che si è immediatamente acceso e poi si è lentamente spento. Sicuramente anche non è una stagione fortunata, guarda la leggerezza in occasione del fallo dal quale è nato il rigore. Lovato, che fino a quel momento era stato quasi impeccabile nella prestazione, è entrato in modo un po' goffo, voleva colpire il pallone con la testa, gli è scivolato sul braccio, il braccio era largo e per Orsato una doppia personalità della Salernitana, perché un primo tempo veramente frizzante mentre un secondo tempo possiamo dire malissimo, e non sto esagerando. Però adesso ascoltiamo anche un po' le opinioni degli spettatori, quindi dei tifosi lì presenti alla Reiki, perché lì è presente allo stadio di via Salvatore Allende il nostro Filippo Notari. Ciao Filippo e buonasera. Eccoci qui Ilaria, ciao, buonasera, buonasera Dario, buonasera ai tuoi ospiti, ai nostri telespettatori. Subito voce ai tifosi, Salernitana, benino per un tempo ma non è bastato. Non è bastato, purtroppo c'è stato questo rigore, non so quanto sia un rigore concreto, reale. Se No, c'era. Un errore grave di Lovato, c'era rigore e purtroppo la squadra poi ha perso
unione, coesione. Davanti abbiamo un grande limite e questo ci crea problemi, perché davanti non abbiamo il peso specifico per ribaltare una partita. Dal punto di vista mentale è una sconfitta pesantissima, visti anche i risultati. Assolutamente, è una sconfitta che fa malissimo, ma purtroppo quando giochi con un attaccante che era fuori rosa fino a qualche tempo fa e un altro attaccante che hai preso da campionati minori, purtroppo queste sono le conseguenze. Hai giocato in 9, la squadra per me è durata 50 minuti, dopo la traversa di Candreva purtroppo non è successo più nulla. Adesso la cosa più preoccupante è che purtroppo questa sconfitta avrà delle ripercussioni sotto l'aspetto psicologico. Mancano comunque 17-18 partite alla fine, crediamoci sempre, a prescindere dal modulo, dagli uomini, dobbiamo crederci, perché purtroppo cerchiamo di andare avanti e non possiamo fare altrimenti, sempre forza Salernità. Bene, grazie. Qualche altro tifoso? Sempre, è stata una partita amara per i Granata, per i tifosi soprattutto, che avevano cullato un'illusione dopo 120 secondi. No, ma non c'è proprio gioco. Stasera ha dimostrato Inzaghi di volersi far cacciare fuori. Per la formazione che ha messo e per i cambi che ha fatto, ha dimostrato di volersi far cacciare. Secondo lei è giunto il momento di cambiare anche in panchina? Sicuramente dobbiamo cambiare soprattutto la panchina. Questo è un altro tema che credo, e mi supporterà credo anche Enrico, sarà oggetto di valutazioni nelle prossime ore, perché sì, Inzaghi è riuscito a dare una scossa emotiva, però nei momenti decisivi la Salernitana sta venendo meno. Oggi era presente anche Walter Sabatini in tribuna, ha seguito per la prima volta da vicino la sua nuova Salernitana e credo che si sarà fatto un'idea molto chiara. Dario, vi restituisco la linea, poi magari ci ritroviamo qui dalla Recchia anche per darvi qualche aggiornamento sui problemi d'ordine pubblico che ci sono stati prima del match. Grazie Filippo. Ovviamente Enrico, vengo da te, però con Sonia volevo capire un tema che anche ci sta, che è riguardato anche il Napoli in passato, quando una dirigenza, un presidente, nel caso del Napoli, non crede più in un allenatore, in Garcia, avrebbe dovuto cacciarlo già prima. Abbiamo detto tante volte qui la Domenica Azzurra. Sabatini si insedia, non crede in Filippo Inzaghi, che però poi vince a Verona e si guadagna la conferma. Poi al di là dei problemi di rosa che ci sono, perché insomma effettivamente con Simi e al di là dell'infortunio di Dia, la Salernitana ha grossi problemi offensivi, però c'è un allenatore che è sempre un po' sulla graticola, che non ha la fiducia evidentemente di Sabatini, né riesce a trasferire i concetti giusti alla squadra. Chiedo a te Sonia, poi anche Enrico e altri amici, due allenatori che sono qui in studio tra l'altro. Ma pare addirittura, poi chiedo conferma ad Enrico, che ci sia stato al momento dell'avvento di Sabatini un dietrofront di Inzaghi, sì. Proprio perché era consapevole di non avere la fiducia del nuovo direttore, però Iervolino poi chiaramente ha confermato lui stesso in primis questa fiducia. Poi Sabatini anche nella conferenza di presentazione ha fatto capire che era lì insomma ad aspettare, ad attendere qualche risvolto, non è stato subito aiutato dai risultati lui, perché poi la Salernitana sì, in quanto sono arrivati, però evidente, sono d'accordo con te, non bisogna essere figli dei risultati, quelli istantanei, ma bisogna guardare lontano ed evidente, in virtù anche di un mercato. No, ma sai, hai un mercato e per me il mercato non lo puoi far scivolare via con un allenatore che poi non sarà quello del domani, ma devi assolutamente intervenire prima, perché per quanto ci sia grande fiducia nell'operato di Sabatini, io credo che sia fondamentale per me, perché secondo me nel calcio, il calcio vive di progetti. E quando hai un mercato devi anche farlo sulla base di quello che è il modulo tattico, che secondo me non è secondario. Quando parli con gli allenatori qui o mister Specchia, pare che non sia così importante l'interpretazione di gioco, ma in verità poi ci credono tutti e diventa anche l'arma per le vittorie, per le sconfitte. Certo. Quindi secondo me quando vai a operare in un mercato devi avere quell'allenatore che dia delle indicazioni sulle caratteristiche, sul modulo per poter operare. Io credo che dopo questa serata, ho visto la partita e ho visto grande intensità da parte della Salernitana in gioco fino alla traversa di Candreva, poi chiaramente anche gli episodi hanno fatto la differenza, ma soprattutto la tranquillità con cui il Genoa ha potuto approcciare anche dopo lo svantaggio, è arrivato così a freddo subito, ha comunque non ha perso la testa, ma quella è dettata anche dalla classifica, la Salernitana ogni volta è all'ultima spiaggia e questo non aiuta.
ma io credo che ci saranno da stasera delle importanti novità, perché secondo me Inzaghi rischia parecchio dopo questa serata. E tra poco Filippo Notari potrà dirci qualcosa in più, ma anche Enrico, ovviamente anche i vostri interventi. Tra l'altro dobbiamo dire, insomma, che ci sta anche il discorso del mercato, Paolo, perché poi Sabatini sì è arrivato, però obiettivamente al di là di Pierozzi, Zanoli, è arrivato quasi nulla. Ci siamo lamentati e ci lamenteremo ancora tra un po', anche parlando del Napoli, vi ricordo, anche sentendo Mazzarri e tante altre cose di mercato, dei ritardi sul mercato, ma anche la Salernitana avrebbe dovuto già dotare la rosa almeno di un altro attaccante, visto l'infortunio di Dia. Questo sì, questo è condivisibile, ma io credo che sia ancora più importante quello che si è detto a proposito dell'allenatore, perché se l'allenatore si sente accettato e sente la stima intorno a sé, moltiplica le sue capacità, riesce a fare cose mirabolanti anche con poco. Ma poi se addirittura, io questo aspetto, ecco, lo approfondirei, bisogna avere fiducia nella natura che prendi, una fiducia assolutamente che va al di là dei risultati. Solo così tu riesci a superare situazioni analoghe. Ma se tu hai già un allenatore un po' così, che del quale su quale il direttore sportivo non ha grandissima stima, nei confronti del quale c'è qualche remora, no? Diventa difficile poi proseguire. Certo. Ora, una mazzata del genere credo che sul serio imponga una riflessione. Guarda, io dico, giudicare gli allenatori è difficilissimo, perché poi bisogna vedere, ecco, tante cose, chi hai perso, chi ti è andato via magari perché stai facendo bene, ha avuto, ecco, in questo momento. Quindi poi tante volte noi, anche noi che facciamo gli opinionisti, tante volte siamo un po' cattivi e poco attenti a tutto quello che è il passato, quello che poteva essere il futuro con altre persone che magari non hai avuto. Quindi per i giudizi bisogna stare attenti, però chi ci lavora, cioè, guarda che la sanità è una città ben organizzata, c'è gente, qualcuno, certo, hai capito? C'è tanta gente dentro che io stimo, quindi questo può fa notizia, fa anche, suscita ancora più stima nell'allenatore, se cominci invece a vedere che al di là di qualche risultato che può arrivare, ma non c'è dentro, verso chi vive con l'allenatore la quotidianità, la consapevolezza che si lavora bene, e allora questo veramente, ecco, in questo caso, dopo un risultato del genere, impone una scelta definitiva. Ovviamente interrompi quando vuoi, Ilaria, appena siamo pronti per tornare a Rai, che ho altre notizie che arrivano dallo stadio, addirittura le conferenze, ma credo che ci sia ancora un po' di tempo da aspettare. Sonia? No, voglio aggiungere una cosa, perché conosco bene Inzaghi allenatore, è stato due anni col Benevento, e posso dirvi che come allenatore lui necessita della fiducia. Pensate che l'anno di Serie A, fino a gennaio, il Benevento andava a mille, poi quando è iniziato a perdere terreno è mancata un po' la fiducia da parte della dirigenza e lui si è sentito solo. Lo dichiarò proprio nell'ultima partita col Torino, dove disse: io mi sono sentito solo, e posso assicurarvi che era un allenatore smarrito, necessita per carattere di avere fiducia. Giustamente, dobbiamo andare alla Rai, credo, però Enrico, un flash, proprio 10 secondi. Se questa settimana, o meglio la settimana che ha preceduto la partita, aveva in qualche modo ricompattato le componenti, aveva ricompattato l'ambiente, anche nelle scelte di mercato. Voce in capitolo Inzaghi ne aveva avuta, a quindi cominciare dalla scelta questa sconfitta anche per di Pierozzi. Okay. È chiaro che però, come dicevi giustamente tu, i risultati spostano completamente i giudizi, le valutazioni, e portano anche alla luce di una classifica che... Difficile, un po' di riflessioni, ci torniamo. Esattamente. Ci torniamo. Il calcio parlano purtroppo i risultati, ma torniamo alla Rieti, perché proprio prima della partita ci sono stati degli scontri, abbiamo anche delle immagini di repertorio, e quindi chiediamo un po' a Filippo cosa è successo. Sì, Ilaria, è stato, diciamo, un pregare abbastanza concitato all'esterno del rettangolo verde, all'esterno della Rechi. Le prime scaramucce sono iniziate all'arrivo dei tifosi del Genoa alla stazione di Salerno durante il tragitto. Sono arrivati in treno, poi sono stati caricati a bordo di bus durante questo tragitto dal centro allo stadio Rechi, alla zona orientale. C'è stato un fitto lancio di fumogeni e petardi. Poi, una volta arrivati qui, praticamente alle nostre spalle, in quella direzione, nel piazzale antistante la curva nord, c'è stato un tentativo di entrare in contatto da parte dei tifosi della Salernitana. Le forze dell'ordine si sono opposte, è stato tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine, è scaturito un lancio di oggetti, quindi fumogeni e bombe carta. C'è stato un
principio d'incendio per un'auto della Polizia di Stato. Qualche problema anche durante la partita, in particolare al gol di Retegui, il calciatore italo-argentino è stato colpito con un oggetto proveniente dagli spalti. Dunque una serata assolutamente da dimenticare. Prima di restituirvi la linea provo a sentire giusto telegraficamente un tifoso. Si parlava di quanto accaduto prima della partita, è stata una serata totalmente da dimenticare, non soltanto per l'aspetto sportivo. Vabbè, il gol di Retegui, non bisognava fare quel lancio degli oggetti, non bisogna fare queste cose, cioè, già ci sono i problemi, li accentuiamo e rischiamo pure la squalifica del campo. Se vogliamo parlare della partita... Dopo stasera quanto ci credete? Io ci credo ancora, per me ci possiamo ancora salvare, perché la classifica siamo a 6 punti della salvezza, però bisogna fare qualcosa sul mercato. Serve un attaccante perché Simi non è pronto ad affrontare una battaglia, come dice Sabatini. Se mi permetti di dire, ci vuole anche un allenatore. Ecco, questa era la domanda, cambieresti allenatore? Sì, però ci vorrebbe un allenatore tipo Iachini, gente di polso, perché Inzaghi è una brava persona, ha fatto un buon lavoro a Reggio, a Venezia, però in Serie A ha dimostrato di non essere all'altezza, a Benevento è retrocesso, a Bologna è stato esonerato. Ma non è solo colpa di Inzaghi, ci vuole anche i rinforzi, perché il secondo tempo, se hai visto, non è dalla panchina chi è entrato in quei mesi, Legoschi, certo, assolutamente un'analisi condivisibile. Io vi restituisco la linea, poi ci ritroviamo qui tra poco dalla Recchi. Queste sono le classiche notizie che non vorremmo mai ascoltare, perché è veramente vergognoso e la piazza salernitana non si merita questo, perché come sempre non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, ma purtroppo per colpa di determinati soggetti vengono poi e verranno puniti, ed è come giusto che sia, poi anche tutta la tifoseria. Eh sì, poi rientriamo in un discorso molto ampio che ci riporta anche a quanto accaduto in Udinese-Milan. Con i mezzi di oggi, secondo me, dovrebbe essere scontato e neanche troppo difficile individuare i veri responsabili, anche a Salerno in questo caso, e non invece appunto colpire l'intera tifoseria o l'intera curva. Intanto andiamo l'elicottero invece all'esterno da Rechi per, credo, immagini dirette in questo momento. Alberto Savino, l'allenatore buono, forse è andato via però, cioè è andato già altrove per meglio dire, cioè Nicola l'Empoli ha fatto benissimo, sì, oggi al suo esordio. Oggi a proposito allenatore di polso che invocava l'amico tifoso. Sicuramente la piazza di Salerno lo ricorda. Alla fine secondo me si parla di attaccanti, io parlerei prima della difesa, iniziando dalla difesa, perché è una squadra che si deve salvare, deve rinforzare la difesa. Sono stati fatti troppi errori, guarda anche Napoli, guarda alla fine, giocando anche abbastanza bene, alla fine la Salernitana gioca bene, però poi sì, sbaglia anche con errori veniali, poi davanti hai poca qualità, onestamente Inzaghi non è che possa fare i miracoli, è un buon allenatore, ha cercato di dare un'idea a questa squadra, idea di gioco, però poi ci vuole il materiale umano e io spero che la società, poi se alla fine si decide di mandare via Inzaghi, si prenderà un altro allenatore, però resta sempre il fatto che comunque servono giocatori pronti per questa salvezza e non è facile. Eh sì, Enrico Scapaticci, ovviamente, dico Enrico Scapaticci che più tardi avremo Enrico Fedele, quindi non vuoi, già mi sto allenando a non confondere i due Enrico. Un altro in regia, Enrico Coppola, che salutiamo. Ti chiedo, però, Balotelli, Manolas, Boateng, si parla di questi nomi, giocatori anche esperti, per carità, come era Fazio quando è arrivato Sabatini nella precedente salvezza. Però obiettivamente sarà anche difficile a questo punto convincerli alla luce di questa classifica. I profili giusti, è vero, ci vogliono i calciatori guida, però devono essere anche in condizioni di giocare. Sono i profili di chi, diciamocela tutta, è disperato in questo momento. Ah, ecco, vedi. È disperato sia dal punto di vista della classifica, ma anche della possibilità di investire per i limiti imposti dall'indice di liquidità, oltre che per una precisa strategia di non voler da parte del presidente effettuare ulteriori investimenti. E se magari qualcuno di questi tre nomi che hai fatto aspettava l'esito di questa partita per capire se accettare o meno l'offerta della Salernitana, è chiaro che in questa situazione, che oggettivamente non è definitivamente come dire
Insomma, ragazzi, è vero, chiusa, ricordiamo, però, vediamo però la classifica ancora. Però è molto difficile, meno 6, sono due vittorie, ma 17 partite. Ma anche perché questa partita doveva essere la chiave di volta. Si è sempre sostenuto, giustamente, dopo quel ciclo di appuntamenti sulla carta proibitivi, Milan, Juve, lo stesso Napoli al Maradona, che di fatto stasera cominciava il vero campionato della Salernitana. Era anche la prima di almeno 5 partite abbordabili. Ecco, il calendario ci viene in soccorso, in casa, allargo il discorso. Ed era una partita assolutamente da vincere, o quantomeno da non perdere. Certo. Esci dal campo con una batosta, che come giustamente sottolineavano anche alcuni tifosi all'uscita dallo stadio, pesa ancor più del risultato in sé, perché era su questa partita, su questo risultato che bisognava ricostruire. Tra l'altro i risultati del pomeriggio in qualche modo e anche di ieri avevano creato una sorta di ammucchiata. Vincendo questa partita la Salernitana si riportava sotto, era nel gruppo, ecco, sì, delle squadre. Invece così resta distaccata a 4 punti dalla penultima e poi mi pare 6 punti, se non ricordo male, perché non è cambiato niente dalla zona salvezza, insomma. Mentre il Genoa praticamente ha quasi chiuso il discorso salvezza, perché se si ipotizza una quota tra i 32 e i 33 dovrà fare la miseria di 8 punti nelle restanti 17 giornate di campionato. Genoa è più 8 rispetto alla zona, appunto, salvezza. E allora ci vogliono cuore e cervello per vincere le partite, per cercare di risalire. Facciamo un ping pong col Napoli, ovviamente poi tra un po' torneremo alla Rechi, perché ovviamente parleremo molto anche del Napoli. La slide, la prima che abbiamo messo, è questa: in finale con cuore e cervello, quello che serve anche alla Salernitana evidentemente per cercare di risalire, quello che è bastato forse, vado da Paolo Specchi, a Napoli per andare in finale vincendo con la Fiorentina. Il Napoli ha trovato cervello, cioè pensando a un cambio modulo, e il cuore, che prima forse non c'era. La Salernitana dovrà trovarli questi due elementi. Anche un po' di fiducia la Salernitana. Infatti poi dopo, ottimo assist, perché il 3-0, anche un po' ampio, del Napoli, porta fiducia. Quella che stasera, pareggiando, vincendo, la Salernitana l'avrebbe trovato. Abbiamo parlato anche di fortuna, no? Per me la fortuna è determinante in queste situazioni. Il Napoli, con la scintilla che ha trovato battendo al 96esimo la Salernitana, gli ha cambiato la vita recente, almeno quell'ultima, no? Riyad, perché se non avesse vinto quella circostanza, e quindi posponiamo il discorso, la Salernitana avrebbe fatto un punto in più, meritatissimo oltretutto, dico, e il Napoli non avrebbe avuto lo slancio per andare a superare il momento difficile e per prepararsi magari con intelligenza. Ecco, qui concordo moltissimo sull'intelligenza, no? E voglio dire una cosa che l'ho sempre pensata, non come ha fatto magari la mia amica qui a fianco, che è stata la prima a dirlo anche con chiarezza. Poi noi abbiamo accettato che un allenatore come Mazzarri potesse farci credere lui stesso, forse dicendolo, ma non ci credo che lo credesse sul serio, ha detto che ho studiato Spalletti e voglio percorrere quindi il sistema 4-3-3 che io non ho mai fatto in vita mia, però mi piace, lo voglio fare. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Scusa, io 40 anni allenatore, fai quello che sai fare, quello che sai insegnare. Se io so insegnare, quasi vado con destino, ma perché non mi posso travestire da uno che solo perché ha visto il calcio di Spalletti. Per conoscere Spalletti devi aver avuto almeno un mese di frequentazione quotidiano, guardando i singoli allenamenti, certo, guardando le esercitazioni che sono poi la struttura portante del gioco che poi ha fatto Spalletti. Ma se io non vado a vedere al vivo, posso intuire, posso chiedere, ma la bellezza o la perfezione che abbiamo sfiorato era dovuta al fatto che Spalletti lo fa da tempo, l'ha fatto a Roma in maniera meravigliosa, un calcio nuovo, e
Mazzarri è un allenatore datato, non come me, ma uno che fa bene difesa e contropiede. Allora, mi difendo, allargo il campo in ampiezza, il gioco con 5 dietro, cioè i tre, ma per modo di dire, tre con i due laterali che non vanno mai, quasi mai, sono 5, e poi quindi mi lascio con un solo uomo davanti e quattro centrocampisti o con le esterne che si fa. Sono una cerniera molto più efficace così, e credo che sia stato anche premiato per questo. Esatto, quasi a livello di mantra, no? Torni a fare quello che sai fare, vieni anche premiato. Alberto, sì, torni, poi torniamo fare alla regita. Sai fare quando poi lo devi fare per forza, perché onestamente è una squadra a pezzi che è nata per fare il 4-3, giocatori comunque tanti esterni offensivi, e non avendo poi nel tante 3-5-2, mezziali, pochi mediani, tante certo. mezzali, tante situazioni, cioè tanti giocatori, in base anche ai giocatori poi cerchi di fare la squadra, mettere certo. un modulo in campo. Si è trovato, è arrivato, però si è trovata una squadra che mentalmente, non lo so, era distrutta forse dall'allenatore prima, dalle situazioni di gioco, da tante situazioni, e poi a un certo punto è stato costretto a fare il 3-5-2, il 3-4-2-1, e adesso con questi due risultati hanno dato fiducia ai ragazzi, e hanno trovato finalmente i punti, perché il Napoli giocava bene, però puntualmente non faceva punti. Prendeva gol, facilità incredibile. Un po' come la Salernitana, che effettivamente anche un po' sfortunata. Alla porta. Però dobbiamo ricordare la primogenitura, a questo punto mi accodo a Paolo Specchia, di Sole Antella, che diceva: perché Mazzarri non gioca come sa giocare? Dobbiamo riconoscerlo, anche noi l'abbiamo posto come problema. Poi ricordo a brevissimo la Rechi, poi anche le dichiarazioni di Filippo Inzaghi, ammesso che vada in sala stampa, e anche di Gilardino in diretta alla Rechi. Ma ci sono allenatori duttili, sono pochi, poi ci sono quegli allenatori che sono fedeli ad un credo, Mazzarri è uno di quelli, per cui secondo me non poteva fare il copia e incolla di un modulo, quello di Spalletti. Ha detto, attenzione, scusami, anche De Laurentiis a Mediaset, lo ha capito anche il presidente, che era quello che fosse più convinto del dogma, copia carbone non si può fare. Dario, bisogna capire come si è arrivati a Mazzarri. Ricorderete le dichiarazioni di De Laurentiis, quando disse: dinanzi alle parole di Garcia, che non aveva visto neanche una partita di Spalletti, dovevo rendermi conto che era follia. Siamo tutti arrivati a Mazzarri con la consapevolezza che bisognava recuperare il modulo di Spalletti. È stato questo l'errore di fondo che abbiamo commesso tutti, in primis De Laurentiis e poi anche Mazzarri. Io sono convinta, non lo so, ma sono convinta che quando c'è stato il colloquio De Laurentiis-Mazzarri, De Laurentiis ha imposto a Mazzarri: vieni, ma mi devi riportare il Napoli. Di Spalletti. In questo modo, E io credo un'altra cosa. Pongo invece l'accento su un'altra questione. Io credo che non la vittoria, ma la brutta prestazione col Napoli, con la Salernitana del Napoli, abbia fatto capire a Mazzarri che oramai bisognava solamente cambiare. È il tempo di cambiare. Okay. E a proposito di Salernitana, riapriamo appunto il capitolo della squadra granata, che è stata battuta proprio in casa, perché abbiamo il nostro, come sapete, il nostro Filippo Notari lì al freddo e al gelo dinanzi alla Rechi, quindi così lo congediamo anche per i saluti finali, perché da quello mi confermi, Filippo, le persone ormai vogliono tornare subito a casa, non c'è nulla da festeggiare, tanta è la delusione. Eccoci qui, Ilaria, a dire il vero, come potete vedere un po' alle nostre spalle, si sono formati dei capannelli in attesa di guadagnare la via d'uscita e liberarsi dal traffico. C'è voglia anche di commentare, dire la propria, di non rassegnarsi, c'è tanta divisione tra chi ci crede ancora e chi invece considera un po' quella di stasera come la partita del punto di non ritorno. Parlavate di Inzaghi, mi diceva Carla Polverino dall'interno che andrà in sala stampa nonostante fosse squalificato, quindi parlerà lui e non il suo vice D'Angelo. Prima però di restituirvi la linea, una rapida considerazione con qualche tifoso. Si diceva Iervolino ha qualche responsabilità per la gestione del caso di A. Grossissime responsabilità, io penso che quella sia quella là probabilmente più evidente, perché lui in più riprese, quando ha parlato della campagna di rafforzamento di altre situazioni, ha sempre fatto riferimento alla situazione di Dia. Allora, questo mi chiedo: come è possibile che un imprenditore così illuminato, così forte, che non sono senz'altro io a scoprirlo, no? In altri settori ha fatto veramente tanto,
come è possibile che sia ostaggio, tenga in ostaggio. Questa è un'azienda anomala se si gioca sulla passione della gente, cioè tu tieni in ostaggio una piazza del genere perché questo calciatore fa i capricci, qua non ci vuole giocare. Poi un'altra ritengo offesa, ci tengo a sottolineare, nulla di personale contro il ragazzo, parlo di Simi, ma Simi ci ricordiamo tutti che era non una seconda, ma praticamente non era una seconda scelta, ma era proprio fuori rosa da parte della vecchia, della prima gestione tecnica, per cui di cosa parliamo? Ora puntare tutto su questo e poi dobbiamo vedere ancora, insomma, il 21 di gennaio, spero che non si assista all'inizio di un calvario, perché noi possiamo anche retrocedere, ci mancherebbe, sono retrocesse, cioè il Genova, la Sampdoria, squadre che hanno vinto scudetti, insomma, così blasonate, piazze del genere, possiamo retrocedere, però voglio lottare fino alla fine, non si può retrocedere il 21 di gennaio. Al club Maisola, lo dice il nome, chiedo in 10 secondi un messaggio di speranza. Club Maisola. Allora, sicuramente staremo sempre vicino alla Salernitana, ci auguriamo che questa sia soltanto questa sconfitta dalla Roma in poi iniziamo a vincere, però onestamente ci vogliono unire in forze, se no non andiamo da nessuna parte, siamo scoraggiati anche noi, però non la lasceremo mai sola, sicuramente saremo la prossima trasferta, saremo lì, dopo Roma mi sembra che è Torino, già sono stati fatti i biglietti per andare a vedere la partita a Torino, quindi siamo là, però onestamente ci si deve mettere del suo, anche la società, soprattutto il presidente che fino ad ora ha sbagliato tutto. Bene, grazie Dario Ilaria, come vedete questi sono gli umori che arrivano dalla Rechi, io vi restituisco la linea e ringrazio Amato Di Suno alla parte tecnica. Grazie Filippo, grazie. Noi abbiamo Gilardino in conferenza stampa e ascoltiamolo. Ho voluto alzare un po' i toni perché la realtà in questo momento rispecchia quello. E nel senso che abbiamo preparato questa partita questa settimana in modo, come ho detto ieri, un po' surreale e paradossale perché tanti infortuni, quindi abbiamo dovuto lavorare con tanti ragazzi della primavera e credo che la vittoria di stasera rappresenti qualcosa di concreto e di unico da parte di questi ragazzi. Sono stati monumentali per la preparazione della settimana, per come ci siamo arrivati, per come l'abbiamo affrontata, per il sacrificio, però sono tutte qualità che abbiamo coltivato da lontano, da tanto tempo, quindi questo DNA forte, questa voglia di stare insieme al campo, negli spogliatoi, a pranzo, dentro il campo, e queste sono cose che poi in campo ti danno l'1% in più e stasera si è visto, perché nelle difficoltà sapevo che venivamo qua e facevamo una partita del genere e così è stato, con delle difficoltà oggettive. Salve mister, buonasera. 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 Senta, le volevo chiedere solo questo, un gol preso dopo un solo minuto, che cosa ha notato tra il primo e il secondo tempo, dove nel primo tempo avete subito più volte la veemenza, la costanza della Salernitana, mentre nel secondo tempo una questione solo di tenuta atletica o anche i suoi gioielli che si chiamano Gudmundsson, Malinowski, Strootman. Grazie. Sì, sicuramente andare sotto subito dopo un minuto e mezzo non è stato semplice. Non è stato semplice, poi devi rincorrere. Salernitana ha fatto bene i primi 25-30 minuti perché ci ha messo in difficoltà andando da una parte e dall'altra, creando superiorità numerica sulle corsie laterali, mettendo palle dentro, quindi siamo andati un po' in difficoltà. Siamo riusciti a trovare la rete del pareggio e poi nel secondo tempo qualche accorgimento tattico a livello difensivo ci ha permesso di rimanere un po' più compatti, di riuscire a togliere linee di passaggio ai giocatori della Salernitana. E abbiamo avuto alcune situazioni in ripartenza dove dovevamo essere più bravi e più lucidi, anche tante situazioni nel primo tempo dove recuperavamo palla ma la riperdavamo velocemente, quindi questo credo che sia stata un po' la partita, però ripeto, è grande prova da parte dei miei ragazzi, della squadra, sono molto contento. E Niang dice che arriverà a
di Gilardino siamo molto ovviamente più curiosi di conoscere il pensiero di Filippo Inzaghi. Tra l'altro tra un po' con Enrico Scapaticci vorrei capire anche i due migliori in campo e i due peggiori in campo della Salernitana, quindi fai mente locale in questi pochi istanti, perché ci prendiamo una piccola pausa, un break, poi anche un po' di immagini dalla Rechi, le dichiarazioni appunto di Filippo Inzaghi, poi ovviamente molto sul Napoli, focus, Supercoppa, la dichiarazione di Mazzarri, i vostri interventi, insomma tanto ancora da vivere insieme. Torniamo tra pochissimo. Eccoci tornati, sempre in diretta, continuate a scriverci al 342-872-5223, già alcuni messaggi sono arrivati, però Enrico Scapaticci ha avuto il tempo, ma sinceramente non ne aveva bisogno, perché già ha chiaramente in testa, e ce lo dice, i migliori in campo e i peggiori in campo della Salernitana. Ma guarda, bisogna purtroppo, come dire, scindere il primo tempo, dove comunque si è vista una squadra ancora con un minimo di vitalità, con la ripresa e soprattutto l'ultima mezz'ora, perché nell'ultima mezz'ora praticamente non salverei nessuno. Ma dai, due che salvi in assoluto. A me è piaciuto Bradaric e devo dire anche Martegani, e tutto sommato nel primo tempo anche l'esordio di Basic non è stato malvagio. Boccerei come sempre la fase difensiva, difensiva della squadra e anche l'inconsistenza del reparto offensivo, dove Simi è stato assolutamente impalpabile, insomma. Sonia, sei d'accordo? Sì, eh? Su Simi purtroppo spariamo sulla Croce Rossa. Ma sai, è stato un calciatore inadeguato in Serie B col Benevento. Dopo quell'esplosione un po' casuale, no? Io credo che tra la B e la C non ci sia grande differenza, ma tra la A e la B c'è un abisso. Certo. È un calciatore che non è riuscito a ripetersi dopo l'annata strepitosa col Crotone in Serie A. Secondo me, insomma, ma poi sono d'accordo con, l'ha detto un tifoso, non era neanche l'ultima scelta, era fuori rosa, rientrato dopo un prestito. Quindi diciamo, è chiaro De Santis che ha preso troppi giovani, ha preso tanti giovani, tante scommesse. Non ti salvi senza anche mercato. Da una strategia ad un'altra completamente certo, all'opposto, cioè da giocatori da scoprire, giovani, con tante scommesse, tanti punti interrogativi, adesso ad elementi che ovviamente devono essere pronti subito, anche con una certa età, magari che da tempo non giocano con continuità, perché hai bisogno di esperienza, di qualità, e perché con le risorse anche economiche a disposizione, oltre che con la difficoltà oggettiva creata dalla classifica, certamente non c'è la fila come magari due anni fa alla porta di Sabatini. Dovrà essere bravo lui adesso innanzitutto, come giustamente sottolineavate voi, a fare una scelta netta, precisa sull'allenatore, che è tornato prepotentemente in discussione. L'amico diceva, dopo il tifoso della Serie A diceva Iachini, per esempio, il profilo sarebbe ammesso che Inzaghi. Ma al di là della scelta del profilo, dici del la scelta o sì o dentro fuori, esattamente, senza continuare con questo tira e molla di dargli un'ultima chance, di ultima spiaggia, perché così purtroppo si sta retrocedendo. Una stagione cominciata male, proseguita non molto bene, che rischia di concludersi in maniera tragica dal perché punto di vista tempo c'è. Sportivo. 17 partite, 6 punti di distacco, abbiamo detto tante volte. Ed anche sul mercato c'è ancora un po' di tempo, ancora 10 giorni. Ma stasera però si registra, e chiudo, un enorme passo indietro. Ecco, mentre c'erano sono quelle partite chiave, giusto, anche al di là del risultato. Delle discriminazioni, delle attenuanti, i torti arbitrali, la sfortuna anche nei minuti finali delle partite. E nel frattempo stiamo anche guardando e vedendo le foto da autopagine. Nelle partite con Milan, Juve e Napoli, e stasera francamente nella ripresa, a parte la traversa di Candreva, c'è poco a cui appigliarsi. Una squadra che doveva assolutamente vincere, che gioca contro un avversario con 8 assenze, in uno stadio che ha incitato fino al termine, poi giustamente saranno venuti giù i fischi, ma erano legittimi. Francamente, più di questo. Sì, è vero. E adesso abbiamo invece Filippo Inzaghi in conferenza stampa. Siamo veramente curiosi di sapere cosa ha da dire. Beh, sono molto arrabbiato, perché c'è una partita dove il nostro portiere non tocca palla, non possiamo perderla.
possiamo pareggiarla, sì, ma senza un tiro in porta all'avversario non puoi uscire sconfitto, per cui purtroppo gli errori individuali ci penalizzano più del dovuto, perché la squadra comunque è andata in vantaggio, la partita l'ha sempre avuta in pugno, però abbiamo perso e dobbiamo fare mea culpa, dispiace, però io sono fiducioso, continuo a essere fiducioso, perché la squadra paga errori individuali, ma sull'impegno, l'atteggiamento, insomma, poi abbiamo fatto la traversa. Come dicevo prima, non abbiamo mai rischiato e non possiamo prendere due gol in una partita in cui non ci tirano mai in porta, a parte il gol e il rigore. Dobbiamo migliorare su questo, però mancano 17 partite, ne dobbiamo vincere 7, lo sappiamo, però penso che, insomma, con quelli che rientreranno, i giocatori che stiamo recuperando, quelli che sono arrivati, abbiamo la possibilità di farcela, perché questa gente oggi meritava un altro risultato. Ci dispiace molto, però rimbocchiamoci le maniche e pensiamo alla prossima. Mister, buonasera, volevo chiederti, la Salernitana avrebbe dovuto fare la partita oggi, no? A differenza delle altre gare, delle ultime partite, un po' stentato nel costruire e dare continuità alla costruzione del gioco, primo aspetto. Seconda cosa, paradossale, una squadra che deve salvarsi, che si trova sotto, neanche un cartellino giallo, se non ho visto male, quindi, come dire, a un certo punto si è spenta dopo la traversa di Candreva, non ha ragionato più. E cosa pensi della decisione della punizione data a Candreva e non del rigore? Era proprio al limite quella cosa, è stata rivista al VAR? Cosa avete saputo voi adesso anche nel dopopartita, quell'azione? Che l'autorevolezza di Orsato è tale da far sembrare che tutto sia così. Ma guarda, non voglio, nel dubbio siamo sempre sfortunati, però è inutile adesso parlare ancora di episodi. È vero, dopo potevamo fare di più, però quel rigore lì probabilmente ci ha un po' tramortito, perché non c'era sentore di poter prendere gol, anzi, insomma, la partita, sono d'accordo, ma il primo tempo è stato fatto bene, abbiamo sempre avuto in pugno la gara, abbiamo preso il tiro del gol, poi abbiamo sempre avuto il pallino del gioco, a me sembrava che la squadra fosse in partita, non avevo sentore che potessimo prendere gol, anzi nel secondo tempo pensavo di poterlo fare sinceramente, anche vedendoli dall'alto. Però adesso è inutile sindacare su tante cose, adesso dobbiamo guardare avanti, non mi piace tornare indietro. Chiaro che dopo le partite che avevamo fatto oggi ci aspettavamo tutti la vittoria, questo è il calcio, però mancano per fortuna ancora 17 partite, lunedì giocheremo subito in casa ancora una volta e speriamo di ripagare l'affetto che ci dà la nostra gente con una partita vinta, perché in questo momento abbiamo bisogno di tornare alla vittoria al di là delle prestazioni, ecco. Mister, buonasera. Ciao. Diceva giustamente, la differenza la fanno gli errori individuali. Gilardino ha detto, chiederò alla società, ho chiesto alla società di intervenire sul mercato. Anche lei oggi purtroppo, complice gli infortuni, anche il mercato che, insomma, stenta un po' a decollare, si è girato in panchina virtualmente perché non c'era, però i cambi e le sostituzioni erano quelli. Che cosa ha chiesto alla società e se oggi, dopo questa sconfitta, cambiano le strategie a questo punto, perché le partite diminuiscono e i punti servono? No, ma le strategie ce le abbiamo chiare, è chiaro che abbiamo un confronto quotidiano, poi il mercato è difficile, complicato. Io devo pensare, perché sennò sarebbe una scusa, devo pensare ad allenare quelli che ho, a cercare di fare meglio di quello che hanno fatto oggi. Fino adesso dall'Atalanta non mi avevano mai deluso, oggi abbiamo fatto una buona partita secondo me, però come dicevo prima dobbiamo essere più tosti, non so come dire, come dicevo prima, senza un tiro in porta del Genoa non puoi perdere, perché Ochoa non ha toccato il pallone e usciamo sconfitti, per cui questa è la nostra colpa, dobbiamo migliorarla in fretta. E per il mercato, io mi piacerebbe recuperare quelli che abbiamo perso dopo Verona, sinceramente, al di là di quelli che devono arrivare, noi a Verona avevamo svoltato e purtroppo dopo quella partita ci siamo trovati senza Pirola, senza Castanos, senza Koulibaly, per non parlare di Dia. Sono giocatori difficili da regalare agli avversari, insomma. Io non mi sono mai lamentato, però questa è la verità, dobbiamo essere coscienti di questo. Adesso Pirola e Dia stanno rientrando,
avremo più frecce nel nostro arco, qualcosa arriverà, per cui stiamo fiduciosi tutti, io sono convinto che alla fine ce la faremo, sono sempre più convinto, dobbiamo vincerne 7 su 17, penso che quando ci saremo tutti possiamo farcela, per cui insomma guardiamo la prossima adesso. Martino Vagliano, Gazzetta. Mister, eccoci, buonasera. Ciao. La Salernitana è andata, contavo prima, spero di non aver sbagliato, è andata 6 volte in vantaggio in questo campionato dall'inizio della partita, sbloccandola per prima, l'ha fatto con lei, e ha vinto soltanto col Verona, ha pareggiato col Sassuolo, poi si è fatta rimontare dagli avversari. Crede che a lungo andare questo continuo sforzo e poi batoste possa rappresentare un problema psicologico? E poi le chiedo anche, questa media di 2 gol a partita continua subiti, continua ad esserci e continua ad esserci poca concretezza anche in avanti, perché se è vero che Ochoa non ha fatto una parata, ha detto che la Salernitana al netto della traversa di Candreva non ha dominato la partita, ecco, negli ultimi 20 metri, insomma manca un po' di concretezza anche lì davanti. Grazie. Sì, no, beh, chiaro che il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, non avremmo meritato probabilmente di vincere, non avremmo meritato di perdere, per cui è chiaro che potevamo fare di più, però la squadra aveva in mano la partita, non era facile, il Genova era insomma tutta nella propria metà campo, per cui, però al di là di questo non penso, io vorrei sempre andare in vantaggio, poi purtroppo in questo momento è così, oggi insomma... Al di là del primo gol dove dovevamo essere più scaltri, insomma il secondo è veramente un episodio fortuito, la squadra stava soffrendo poco, per cui però adesso dobbiamo guardare avanti, come dicevo prima abbiamo 17 partite, ancora tante, non dobbiamo guardare la classifica in questo momento. Meno male non è cambiato niente, è chiaro che potevamo accorciare, avevamo questa grande occasione, lo sappiamo, siamo molto delusi per questo, però da domani penseremo alla Roma e come dicevo prima mi auguro che quello che si aspettava la gente stasera la squadra glielo restituisca lunedì. Ecco. Eccomi qua, ciao. Volevo chiederti, tornando sul tema mercato, perché parlavi di giocatori che devono e dovranno rientrare anche dagli infortuni, hai citato Boulaye Dia, considerando la scarsa consistenza degli attaccanti che in questo momento hai a disposizione, capitolo Dia, hai avuto modo di parlargli, il giocatore resterà a Salerno, state provando a convincerlo, a farlo restare? Ma io gli ho parlato, so che si sta allenando per rientrare, spero che rientri già con la Roma, se no ci sarà Torino, finché Dia rimane qui per noi è un giocatore fondamentale. Lui è pronto a restare o pensa sì, da... a me non ha mai chiesto, non so se ha chiesto a qualcun altro, a me non mi è stato comunicato nulla, per cui per me Dia è il nostro bomber principe, è un giocatore che ha fatto tutti quei gol, purtroppo non l'ho mai potuto quasi schierare e questo penso sia stato un grosso handicap per noi, però adesso dobbiamo guardare avanti, come dicevo prima, insomma quando ritireranno dalla Coppa d'Africa penso che Pirola e Dia ci siano con la Roma, se non ci saranno ci saranno quella dopo, Castano sicuramente avrà 8 giorni di allenamento in più perché oggi ha stretto i denti per esserci, Basic, Zanoli, Pierozzi avranno più minutaggio, per cui io come dicevo prima sono molto fiducioso. Rimanendo ancora alla partita, mister, il piano gara, il piano partita, cioè è stato condizionato la scelta di una difesa a 4 pura con 2 esterni puri come Bradaric e Pierozzi e 2 centrali, è stata condizionata dall'assenza di Fazio che in qualche modo l'ha indotto a cambiare rispetto alla Salernitana, al modulo e anche all'assetto difensivo che aveva dato al netto dei gol subiti, comunque insomma indicazioni confortanti nelle ultime prestazioni contro Juventus e Napoli, e oltre all'assenza di Fazio alla volontà di inserire Basic dal primo minuto, quindi passare ad un centrocampo a 3, sono stati questi 2 elementi a determinare il cambiamento di modulo e di atteggiamento. Sì, no, perché pensavo che giocare con 5 uomini dietro con una squadra che ti attende nella propria metà campo non avesse senso, ma secondo me il piano gara al di là del risultato era giusto perché comunque non abbiamo sofferto nulla, chiaro pensavamo di creare di più, però insomma solo per questo. Grazie. Ok. Allora, questa è la conferenza stampa di Pippo Inzaghi, la prossemica di
Enrico Scapatecce dice tutto, però prima da allenatore ad allenatore vorrei capire brevemente a Paolo Specchio e Alberto Savino, ovviamente poi anche con Sonia, se vi è piaciuta questa conferenza stampa. Io ho visto che ha iniziato Maluccio, tanti alibi, Ochoa se non para, non possiamo perdere, gli arbitri, gli infortuni, poi è finito un po' meglio. Paolo, ti Sì, sì, certo. Però, poiché Paolo, allora. Parla, dicevamo che appunto probabilmente anche in dubbio, non sembra un allenatore che crede poi di essere esonerato. Non ti ha dato questa convinzione, effettivamente l'ha data. Anche a me condivido, ma mi ha dato il piacere di essere sicuro, sicuro di sé, di sicuro di quello che diceva. Non era, tante volte un allenatore può anche quindi, mentire. Convinto. Però non credo che senti pericoli sulla sua testa, almeno da come si è espresso. O non si rende conto. Sarebbe piuttosto brutto, grave, perché l'allenatore deve sempre capire la sensazione. O siamo stati troppo drastici, entro un po' a gamba tesa, o siamo stati troppo drastici noi nei giudizi e anche i tifosi all'uscita dallo stadio invocando. Beh, forse la delusione incide, cambio, a caldo può incidere, anche perché diciamocela tutta, al di là della vittoria con il Verona, il destino di Inzaghi è stato sempre in bilico, e lo ha messo in bilico innanzitutto il direttore generale Sabatini in occasione proprio della conferenza stampa di investitura. Però dico, quindi, o abbiamo visto noi un'altra partita, ma sentir parlare, abbiamo tenuto in pugno la gara, è vero, cioè una gara che per sua stessa ammissione alla vigilia la Salernitana doveva giocare all'attacco, doveva giocare assolutamente per vincere. A parte la scintilla dei primi 10 minuti, dopo già il pareggio di Retegui la squadra si è spenta, ha avuto solo, mi sembra, quell'opportunità con Simi, con Martinez che lo ha anticipato nell'area di rigore. Poi nella ripresa, a parte il calcio piazzato di appunto Candreva già sul 2-1 per il Genova, non mi ricordo di altre opportunità. Una mezz'ora in cui la Salernitana è stata praticamente impalpabile. Mi meraviglio anche, può darsi che una mia valutazione sbagliata della partita o del momento della situazione in casa Granata, anche i colleghi non è che abbiano fatto domande che in qualche modo facessero riferimento alla sua posizione dell'allenatore. Però sulle dichiarazioni di Alberto Savino all'inizio, no, pronti via, dici no, non dobbiamo perdere, se ciò non effetto neanche un intervento, è ingiusto aver perso, così è il giusto approccio in conferenza, perché mi è sembrato mettere le mani avanti subito. Sicuramente ci sta, perché ognuno difende le proprie posizioni. È un momento difficile e quindi ti aggrappi a tutto per un allenatore. Cioè, l'ho visto un momento di debolezza. Uscire da una sconfitta in una partita così importante per un allenatore è una bella batosta. È normale che lui trovi gli alibi, se poi se chiamiamo alibi, a una prestazione che nel primo tempo è stata buona, discreta, nel secondo tempo poi è andata svanendo, insomma. Sì. Quindi secondo me, non lo so, poi nel finale però ci ha provato, il Genoa si è chiuso bene ad un certo punto, il Genoa però si è sarebbe chiuso stato grave se non ci avessi provato. Non è neanche facile poi trovare gli spazi senza un attacco importante, perché sembrato, la realtà mi è sembrato il minimo sì, ma Enrico, ma c'hai dei limiti, hai dei limiti. Io se anche devo 3-4 infortunati io non posso parlare di cuore, non posso parlare di mentalità, io ti parlo di qualità tecnica che manca a questa squadra. Però è oggettivo, avendo ormai seguito 21 partite di questa squadra, che mentre c'erano stati dei segnali incoraggianti, molto convincenti, anche nelle sconfitte, prestazioni, esatto, paradossalmente, ho capito che vuoi dire. Nelle precedenti partite la Salernitana aveva meritato ben altri risultati, e solo i finali di gara e determinate decisioni arbitrali avevano condizionato in qualche modo inciso, anzi parecchio inciso sul risultato finale. Certo. Detto questo, è evidente che in questa partita del dentro fuori, perché è inutile che ci giriamo attorno, era una partita da dentro fuori, una delle famose 18 finali. Ti aspettavi di più. La finale l'hai persa, e l'hai persa male, dopo essere stato in vantaggio. Questo è un dato. L'inizio perfetto, me, più tu dici, inizio perfetto. Dopo, dopo neanche 2 minuti, mi pare 82 secondi di gioco. Quindi per Scapatici andrebbe cambiato. Io ho detto che da come si è espresso invece mi sembra. Però no, per Enrico in bilico, per Inzaghi i tifosi no,
non c'entra, i tifosi non bisogna lasciarli, non bisogna mai considerarli, non è il tifoso a portarti assolutamente accettabile, Paolo. Lucido, il management che gira intorno all'allenatore. Io mi limito, è una mia riflessione di quello che ho visto, oggi riscontro un ennesimo passo indietro di una squadra che è sicuramente fragile, caratterialmente, tecnicamente, qualitativamente, perfetto, ma che anche non ha continuità di prestazione. Non è possibile passare da prove di carattere, di qualità, come il primo tempo di Bergamo con l'Atalanta, come il secondo tempo del Milan, come il secondo tempo con la Juve, come il primo tempo di Napoli, a prove così incolore, con l'aggravante stasera che dopo nemmeno due minuti di gioco avevi già sbloccato la partita, l'avevi messa in discesa, e come giustamente ha ragione Inzaghi, ha cercato alibi per la mancanza di uomini, Girardino, il suo collega, stava messo peggio, ha dovuto trovare gli ultimi, come dire, raschiare il barile sul fondo per trovare tre difensori, tre da mettere in campo come titolari. Però io non Girardino direi, è messo un attimino meglio forse davanti. Sarebbero 13 punti di differenza in classifica. Intanto dobbiamo dire, io non griderei allo scandalo per le dichiarazioni di Inzaghi, perché tutto sommato il succo è anche quello che obiettivamente ho visto anche io. Nel primo tempo la Salernitana c'è stata, nella ripresa è chiaro che quell'errore individuale, quel rigore ti cambia completamente lo scenario, perché va, è chiaro che è cambiato l'atteggiamento fragile, del Genoa, no? E tu hai avuto difficoltà, perché quanto anche nel finale ci abbia provato, non hai un attacco consistente. È chiaro che se giochi in attacco con, parlo di Simi, ma non è quello il solo problema. Allora, è chiaro, l'allenatore va cambiato se la dirigenza non crede più, e soprattutto Sabatini. Fermo restando che se non arrivano rinforzi in questo mercato di gennaio, può arrivare anche non so chi, ma non la salva la squadra. C'è bisogno di intervenire in ogni reparto, ma poi tanti infortuni che non aiutano nemmeno. Assolutamente, Pirola, Koulibaly e Castanos, anche oltre a Dia, soprattutto, sono importanti. Parliamo tra un po' del Napoli, quindi cari amici, vi do molti messaggi sul Napoli, ne daremo conto ovviamente. Abbiamo visto anche lo striscione alla Reiki. Nel frattempo dobbiamo dire che Retegui sarebbe stato colpito da uno snack, come detto anche Enrico Scapaticci, ma pare che Orsato abbia raccolto una pietra. Sono due situazioni differenti. Chiariamole rapidamente. Lanciato la Repubblica, più di qualche oggetto, sì, su tutti i quotidiani c'è questo, ma d'altra parte anche le immagini in diretta di Dazon hanno confermato questo. Quindi, cioè, si vede lancio di oggetti. Un oggetto, forse una pietra o qualcosa. Pare una pietra che Orsato ha raccolto. Raccolta da Orsato e consegnata al quarto uomo, quindi da questo punto di vista il referto poi determinerà ovviamente i provvedimenti del giudice sportivo. Fortunatamente in questo deprecabile, come diceva giustamente prima Ilaria, in questa deprecabile reazione dei soliti sconsiderati dagli spalti, dai distinti mi pare in particolare, il Retegui nel momento dell'esultanza dopo il gol invece è stato colpito da uno snack, sì, o almeno questa è stata la versione. Sì, pare che tanto è che lui l'ha anche mangiato. Strottman l'ha come mangiato, quanto reggiva, esatto. Ha risposto così. Infatti, va bene, cioè non va bene in realtà. Non va bene, lui ha fatto il minimo che poteva fare davanti a un gesto così. Da una pietra o da un corpo contundente, non credo che avrebbe continuato la partita. Avrebbe avuto conseguenze peggiori. Meno male che la pietra non ha sfiorato, ma è chiaro che avremo sicuramente poi notizie in settimana, tra l'altro vi ricordo l'appuntamento già domani con Granatissimi, sui possibili provvedimenti del giudice sportivo. Vuoi dire Alberto qualcosa? No, vorrei chiarire questa situazione per quanto riguarda sia Inzaghi sia gli acquisti. Se diamo a Inzaghi degli acquisti, e può darsi che Inzaghi possa fare qualcosa in più, visto che conosce bene la squadra. Se poi, come tu lo detto, tu lo terresti? Io te lo terrei, gli darei gli acquisti e aspetterei altre due o tre partite. Allora, poi se dopo due o tre partite non fa risultato, a questo punto poi è normale. Ma la mia domanda è, arriva un allenatore nuovo, non conosce l'ambiente, non conosce la squadra. Tempo, dici non tu. Conosce Ilaria, aspetta, c'è l'area che vuole fare. Perdonami Alberto, ma la mia domanda è, ma la Salernitana si può permettere di aspettare altre due o tre partite? No, la Salernitana ha bisogno di acquisti subito, immediati, quelli subito. Esatto.
poi sicuramente Inzaghi dovrà trovare le soluzioni per fare il risultato. Però dubbiamente si è un po' ridato sul mercato. Allora, abbiamo parlato Enrico, a bassa voce dicevamo che c'è comunque l'alternativa di Sosa, che conosce già la squadra e che potrebbe dare. Perché vedremo. Ma Sosa tornerebbe. È una questione di convinzione. Certo. Perché certamente Sabatini, con tutto il rispetto, non è De Santis. Quindi certo, se è convinto che a prescindere dai risultati, perché dobbiamo scendere, l'uomo giusto si va avanti. Però a questo punto Sabatini si deve cambiare, deve perché stringere, siamo già troppo in ritardo. Esatto, deve stringere sugli acquisti. Se assolutamente hai vinto una partita su due partite su 21. 21, per ammissione dello stesso Inzaghi, ne dovresti vincere 7 su 17, cioè devi avere la media di più di un punto a partita, e le partite che mancano all'appello vanno comunque sempre assottigliando. Eh sì, 7 su 17 è una media altissima per l'attuale Salernitana. 19, 2, 21, ecco, due giornate del girone di ritorno ti trovi a 0 punti. Il girone di ritorno è vero che ha incontrato il Napoli, ma ha incontrato anche il Genoa in casa. Soprattutto stride il rendimento casalingo di questa squadra che ha vinto una sola partita. Attendiamo risposte dalla società Sabatini e vedremo anche, ripeto, domani granatissimi, prima poi dello speciale 16 Napoli sulla Supercoppa Napoli-Inter. A questo proposito andiamo a fare un piccolo switch sul Napoli. Ma prima di fare abbiamo giusto una piccola curiosità, perché dopo parleremo ovviamente del Napoli, così per non tornare nella Salernitana. Un'unica nota positiva, almeno una ne abbiamo avuto della Salernitana, almeno diciamola, perché Martegani ha segnato il gol del record, ovvero cosa significa? Vero, perché è il gol più veloce della storia della Salernitana in Serie A. Prima di lui, al primo minuto, quindi dall'inizio del match, il 6 giugno 1948 ci fu quello di Merlin contro il Milan. Quando c'eravamo io e Enrico, gli altri no, Enrico già eravamo. Che anno? 48. No, il 48, no, voi siete molto più giovani. Insieme, Enrico. Si scherza, ho strappato un sorriso, guarda, hai visto, perché effettivamente sei giustamente... Ma dai, che li hai apposta i capelli bianchi per somigliare a Richard Gere. Ah, ecco, per questo, vabbè. Altro sorriso, vabbè, giustamente deluso, amareggiato Rio Scapatici, ma tutti noi effettivamente. Borsino Azzurro, facciamo switch sul Napoli, ma torniamo se ci sono aggiornamenti alla Reiki, ovviamente anche sul discorso del mercato soprattutto, o di eventuali al momento non prevedibili e non previste decisioni su Filippo Inzaghi. Chi sale, chi scende? Zerbin, Simeone, Juan Jesus, poi di Zerbin parliamo a lungo. Chi scende? Cajuste, Quaraschera, Di Lorenzo. Vedo che Sonia Lantella è contrariata, non è d'accordo? No, sono perfettamente d'accordo. Sono perfettamente d'accordo. Era un sì, No, guardavo, ma sono d'accordo. A me Juan Jesus come calciatore non piace, come difensore non lo trovo all'altezza del Napoli, però effettivamente ha fatto una buona prestazione, forse rigenerato anche dal cambio di modulo di Mazzarri. Abituato all'Inter con la Roma a giocare a tre. Va detto anche questo. E poi che dire, i tre minuti famosi di Zerbin. Guarda, lo mettiamo subito, il favola a Zerbin, la mettiamo tre subito minuti, questa slide. Tutto in tre minuti. Perché tutto effettivamente in favola da rabbia gol, di questo ragazzo. Palo, poverino, ci ha rimesso anche un bel colpo alla testa. Un bernoccolo in occasione del suo primo gol, il secondo, perché chiaramente aveva segnato Simeone, e poi il terzo, bellissimo. Molto bello. Mi è piaciuto tantissimo, è un ragazzo secondo me di prospettiva, ha l'atteggiamento giusto. È chiaro che bisognerà capire cosa succederà in casa Napoli sul destino di questo calciatore, sul mercato, però io sono sempre contraria a cambiare quelli che sono gli scenari sulla base di una prestazione, perché poi effettivamente, anzi a maggior ragione che un giovane che ha dimostrato di avere qualità non dovesse avere... giovane che ha tra l'altro quasi 25 anni, quindi il caso che giochi. È vero, però... No, sono d'accordo che giovane, di esperienza, assolutamente giovane, sì. Ma un giocatore che ha bisogno di giocare, quindi a mio avviso ha dimostrato le qualità per poterlo fare, quindi stare chiuso in un circuito Napoli e non trovare spazio, io non cambierei gli obiettivi sulla base di quei tre minuti che sono stati da favola. Allora, sondaggio rapidissimo, per Paolo Specchi deve restare o deve andare via Zerbin? Deve andare via, deve andare a giocare, perché è inutile, giocherebbe con Contagucci, al di là di quello che ha saputo fare. È arrivato anche in Gonge, tra l'altro, come esterno. Ma sicuramente con il recupero degli altri giocherebbe poco, deve andare a giocare. Se va a giocare a Frosinone, dove già sta stato, credo che possa fare una buona cosa, quindi si arricchisce l'esperienza e tornerà più forte poi a Napoli l'anno dopo. Alberto? Deve andare a giocare, sono anche io d'accordo per quanto riguarda deve andare a giocare da un'altra parte, perché troverebbe meno spazio.
Per Enrico anche, ma non penso alla Salernitana, perché la Salernitana ha già preso Zanoli come esterno, diverso da Zerbin. Però la Salernitana in questo momento, a giudicare dalla media di, come diceva mi pare qualche collega, chiedeva Inzaghi in conferenza stampa, dei due gol a partita, ha bisogno innanzitutto di difensori centrali, e oggi ha pagato più del lecito l'assenza di Fazio, e Pirola, oltre al fatto che se non si risolve nel senso della permanenza il rebus di A, ha bisogno innanzitutto anche di una punta di un certo spessore. È vero. Allora, rapidissimamente poi andiamo in pubblicità, tra un po' Enrico Fedeli, ascolteremo Mazzarri, Di Lorenzo, focus sul mercato del Napoli, sempre molto interessante, molto attivo il club azzurro. Sulle chi scende, Paolo e Alberto, siete d'accordo? Prestazioni meno brillanti di Caiuste, Quaraschelia e di Lorenzo, come braccetto destro? No. Ok, vai. Alberto, vai. Sì, alla fine hanno fatto discretamente, è normale che poi in una partita ci sono momenti partita nella partita, perché comunque il Napoli si è difeso parecchio, Il Napoli ha vinto 3-0, ma la partita l'ha fatta la Fiorentina, quindi non avendo il possesso della palla certi giocatori sono andati in difficoltà, giocatori come Kvara alla fine è andato in difficoltà, vedendo pochi palloni giocabili. Non sono d'accordo su questo. Paolo, dicevi? Anche io, perché tutto sommato Caraschelli dimostra che magari giocando anche più vicino alla porta, non così largo, sta facendo qualcosa in più, si intravede che sta tornando il Caraschelli, ma Caiuste ha fatto un primo tempo per me buono, poi è sparito perché fisicamente allora chi scende? Ma ragazzi, quindi allora devi scegliere chi scende, chi metteresti? Ma guarda, una vittoria è sempre si fa fatica, però quello che è piaciuto meno Specchia metterebbe Sarnataro, capito? Quello che è piaciuto meno ma esatto. Ecco, su Gian Gesù dico quello che ha detto, è salito perché ha fatto quell'assist molto bello, e allora altrimenti anche io non sono contento come ha fatto fino ad ora Gian Gesù. Fino ad ora forse giocando con tre di dietro si riesce a far meglio, certo. Va bene, dobbiamo fermarci per un pizzico di pubblicità. I vostri messaggi tanti, li leggeremo insieme anche a Ilaria, aggiornamenti su Lecce Juventus, sulla Salernitana se ci sono, ovviamente poi mercato e soprattutto focus molto approfondito su Napoli-Inter, finale Supercoppa domani alle 20 ore italiane. A tra poco. Eccoci tornati, sempre in diretta. Allora, a questo punto siamo concentrati sulla finale di Supercoppa italiana Napoli-Inter, però prima un po' di messaggio da parte dei nostri amici a casa. Assolutamente sì, perché sono arrivati tanti messaggi di WhatsApp. Io voglio ricordarvi il nostro numero 342-87-25223, perché leggeremo appunto i vostri messaggi in diretta. Cominciamo con i primi. Allora, abbiamo Enzo Danola che ci scrive: restando con i piedi per terra, se l'Inter gioca come con la Lazio, e tra parentesi sembrava il Napoli di gennaio scorso, questo Napoli non ha speranze, non vedo probabilità per il quarto posto, hanno da dimenticare, ci manca solo un ex allenatore come Mourinho e l'anno prossimo saranno chiacchiere distintivo, proprio perché tra le ultime notizie inerenti al Napoli il nome di Mourinho continua ad essere accostato con insistenza alla panchina del Napoli in vista proprio della prossima stagione, ma sembra non piacere però ai diversi tifosi del Napoli. Passiamo invece ad un altro amico, Vincenzo da Roma, che ci scrive: domani partiamo con gli sfavori del pronostico, ma con la giusta determinazione e un approccio gagliardo possiamo portare la Coppa a Napoli. Gagliardo mi piace come aggettivo, l'ascoltavo da un po'. Sta a Roma, anche non so se penso, è tifoso del Napoli, è napoletano sicuramente, però ci sta come aggettivo. Ma abbiamo anche un altro amico che ci scrive sempre, un grande tifoso della Salernitana, Alessandro da Trecase: mi auguro che Mazzarri continui a schierare la squadra come ha sempre fatto, inutile scimmiottare Spalletti. Dal mercato invece attendiamo ancora con ansia l'arrivo di un difensore e di un incontrista. Forza Napoli! Verissimo, e allora ha dato l'assist giusto, perché la slide che stiamo per farvi vedere è questa. 3-4-3, ok, il modulo è giusto, punto interrogativo, bellissimo come al solito questa slide di Peppe Andrita. È una bella citazione poi. Ah, fantastico, proprio con la ruota della fortuna con i moduli, fantastico. Mi sento allora, molto Iva Zanicchia. Ti senti Iva Zanicchia? Sì, allora, sì. Non canto bene come lei, però vabbè. Vabbè, però no, lascia perdere. Alberto, allora, è il modulo giusto 3-4-3? In questo momento sì, in questo momento... Ovviamente parliamo per domani e per l'immediato futuro, non solo in generale per quanto visto con la Fiorentina. Nelle contrapposizioni sui
sugli esterni e anche con Politano che viene a giocare un po' in mezzo alla linea di centrocampo può dare sicuramente un equilibrio in più, però onestamente l'Inter è la favorita in questa partita. No, questo sì, chiaro. Paolo, Specchia è un modulo giusto per il Napoli da qui? Guarda, non dico alla fine della stagione, ma quasi, insomma. Ho visto che avete cercato il 3-4-3, questo è per me uno dei sistemi più belli. Io l'ho fatto a Latina, avevo tre davanti, ho fatto veramente bene, ma è un modulo ultra offensivo il 3-4-3 se lo fai bene, quindi è l'atteggiamento. Come si fa un sistema? Io dico che il Napoli, per fare punti, per andare a migliorare la situazione, deve avere 5-4-1, deve sempre affrontare con squadre forti, non in casa dove ti aspettano. Allora esempio, Napoli, il Verona, 5-4-1 diventa un 3-4-3. Scusami Paolo, cioè, ovviamente Napoli-Inter ne parleremo, cioè, Lazio-Napoli, poi Napoli-Verona, il 5-4-1 è chiaro, però voglio dire complesso. Io credo che sbaglierebbe alla grande in questo momento Mazzarri se trascurasse di coprirsi bene nei fianchi con due quinti che anziché andare siano là, perché altrimenti in questo momento la squadra non è né sul piano della corsa né sul piano della mentalità. Vi ricordate quanti imbarcati ha preso il Napoli? Certo. Tutte le partite fino all'ultima prima di questa, e qui stranamente ha fatto una partita veramente direi impeccabile, tosta, stretta, impenetrabile, dove appunto anche Gaius ha fatto non dotare il primo tempo soprattutto, quindi non lo facevo scendere giù. Però non puoi la stessa partita che hai fatto con la Fiorentina, con l'Inter. Se ti difendi così basso con l'Inter vai in difficoltà. E allora se ti difendi più alto perdi 3-0. È inutile perché per me l'Inter è troppo. Questa è una domanda che ti ho un po' anticipato, poi parliamo tra un istante, però a questo punto chiudiamo il concetto, perché Alberto ti riferisci al fatto che il Napoli a un certo punto usciva poco, si faceva attacco difesa. L'Inter poi a qualità deve avere davanti più la palla tra i piedi il Napoli. Il Napoli comunque poi deve fare anche la fase di possesso. Napoli ha fatto poco fase di possesso, affanno, è troppo fase di non possesso, quindi si è difeso troppo. L'atteggiamento non puoi avere lo stesso atteggiamento che ha avuto con la Fiorentina. Se ti esponi, se ti prendono centramessa, se ti esponi sei burro, anche se ne tre non più due. Però credi. Paolo, effettivamente allora il Napoli ha sofferto. Deve poter perseguire questa strada, c'è una strada della prudenza, dell'attendismo, e poi si affida alla qualità di quelli davanti, perché Politano oggi per me, ragazzi, io credo che un esterno destro in Italia, prima c'era Berardi, ora dico prima Politano, poi Politano sparisce un po' nel tempo, ma Politano oggi a destra credo che sia il miglior giocatore del campionato italiano. Sonia già l'ha detto prima, che aveva invocato un ritorno al Mazzarri style, ma sai, è il modulo giusto in generale per il Napoli a questo ma punto? Ma io credo a questo punto sì, perché nel momento in cui prendi un allenatore che sa lavorare in quel modo, devi andare avanti per quella strada. Sono d'accordo col tifoso quando ha usato non scimmiottare, perché è la cosa più sbagliata di questo mondo. Poi è evidente che tu parlavi del Verona, si parlava dell'Inter, c'è la fase di possesso e la fase di non possesso. È evidente che contro il Verona tu sei portato più per la fase di possesso e quindi diventa un 3-4-3 più offensivo. Quando affronti l'Inter sei portato più a curare la fase 5 di non possesso e quindi chiaramente diventa un 5-4-1. Con la Fiorentina hai curato soprattutto la fase di non possesso, ma l'hai vinta 3-0. Questo che cosa ti fa capire? Che puoi difenderti e non per questo non segnare. Evidente che parliamo di due squadre completamente diverse. Anche la giornata di Zerbin, Fiorentina che ti regala un sacco di spazi. Hai trovato la Fiorentina che ti dice il Napoli contro la Fiorentina. Facciamo capire alla gente che un sistema è meglio di un altro, che un atteggiamento. E come lo si fa e come lo si conosce come giocatore all'interno, quindi quello volevo dire io. Sì, 3-4-3, sì. Ma dico meglio 5-4-1, quello ci ha fatto la fino ad ora ci ha dato ragione. In questo momento il miglior modulo è quello che ci fa vincere. Basta. È chiaro che il Napoli si è coperto un po', prendeva troppe imbarcate e va bene così. Però a proposito di interpretazione, sentiamo tra un istante Di Lorenzo. Prima uno straccio di conferenza stampa da Riyad di Walter Mazzarri, che parla ovviamente di questa sfida domani sera contro l'Inter, delle scelte ed anche del valore di questo match di domani sera. Vediamo. Ho notato davanti, appunto, c'era una signora squadra con un grande allenatore dall'altra parte. Ieri abbiamo visto un Inter straripante, proprio che in un momento migliore, proprio a livello di tutto, di gioco, di qualità individuale, di velocità. E questo, in un campionato così, a volte anche le grandi squadre che possono poi vincere eventualmente lo scudetto
possono avere durante l'anno delle flessioni. Io ho capito che affronteremo l'Inter nel miglior momento possibile per loro, e questo, se dovessimo far bene come speriamo, ci darebbe ancora più diciamo, fiducia in noi stessi per il proseguo del campionato, questo sì. No, intanto io non firmo mai per il pari, anche perché qui non ci scordiamo che questo gruppo, anche se ora mancano tanti giocatori rispetto a quelli dell'anno scorso, però non ci scordiamo che io sto allenando questi ragazzi che sono stati e sono campioni d'Italia, fino a che un altro non vincerà uno scudetto. Quindi andiamoci calmi. Faccio un esempio: con l'Inter all'andata abbiamo giocato in campionato, abbiamo avuto possesso palla superiore e tutto, abbiamo perso purtroppo quella partita per 3-0, soprattutto in contropiede da parte dell'Inter, perché noi abbiamo fatto tutta la partita, possesso palla, palle gol e tutto, e loro hanno fatto 3 gol. Quindi il calcio è anche una materia particolare che va interpretata in un certo modo, soprattutto da noi addetti ai lavori. Quindi domani ho dei ragazzi forti, siamo un pochino incarenti da un punto di vista dell'organico, perché abbiamo diverse defezioni, però ce la giocheremo come mentalità alla pari con l'Inter e non sottovaluteremo niente. Così Walter Mazzarri. Allora, mi sembra che ha espresso un concetto anche giusto, perché indubbiamente il Napoli è in difficoltà, una stagione particolare, sta avendo qualche accenno di vitalità, la vittoria con la Salernitana e soprattutto quella di giovedì con la Fiorentina, però Sonia, parto da te stavolta, poi anche Enrico ovviamente su questo tema, il Napoli deve affrontare l'Inter con l'umiltà, il cuore, il cervello e la grande determinazione sul campo, però è sempre il Napoli campione d'Italia, quindi neanche con eccessivo timore, anche col petto in fuori, ci sta anche questo aspetto oppure no? Ma sai, ci sono i momenti e questo è il momento dell'Inter. Assolutamente, è chiaro che il Napoli ci arriva non benissimo, l'Inter, cioè il concetto arriva... è non veniamo a giocare da Cenerentola. Ma sappiamo il che l'Inter in questo momento è la migliore squadra... condizione possibile, l'ha detto Mazzarri. Il Napoli è chiaro che non può sentirsi una squadra Cenerentola, perché ha valori importanti, abbiamo tante volte detto che quei calciatori sono quelli di Spalletti, non è che sono cambiati, a parte questo depotenziamento difensivo, poi per il resto, insomma, assenze, il Napoli, è chiaro che ci sono le assenze per Osimhen, ma al di là di quelle, dico, comunque è una squadra che ha qualità, non puoi sentirti la Cenerentola che va a affrontare, certo, l'Inter, questo è sbagliato e sono d'accordo con Mazzarri, però ribadisco, ci sono i momenti, l'Inter in questa fase è al top, il Napoli ci arriva con la necessità di trovare delle certezze, perché quando noi parliamo del cambio di modulo è stato provato solo nella partita con la Fiorentina, sì. Quindi è chiaro che il Napoli adesso è a caccia di certezze. Quale può essere la certezza? Questo cambio di modulo, già la sfida con l'Inter ti darà un ulteriore passo in avanti nel capire, certo, se questa può essere la strada giusta. Giustissimo, Paolo Specchia, Mazzarri ha detto, insomma, è chiaro che per me è una sorta di premio alla carriera, anche se è importante che il Napoli si giochi questa possibilità, perché poi la finale è sempre una finale. No, ma guarda, il calcio c'è sempre, L'Inter è strafavorita, ma è sorpresi, meravigliati. Quindi ha detto, no, scusami, quindi ha detto non firmo per il pari, cioè no, andare ai rigori come il 90esimo. Avrei detto la stessa cosa, a parte invertite, cioè, con Mazzarri qua e io là. Però è chiaro che in questo momento bisogna riconoscere all'Inter, ma lo dico proprio con la consapevolezza, per me l'Inter non ha fatto come il Napoli l'anno scorso, però è quella più forte di tutti e con tanto di rispetto alla Juve, che è una squadra, però per me stravincerà l'Inter il campionato, sì, credo di pensare. Allora, oggi, solo perdere, oggi, diciamo, noi per fortuna siamo un pochino in ripresa, abbiamo fatto una buona prestazione con la Salernitana, per fortuna, poi meno male poi che ha portato di riposo, abbiamo ora vinto la Fiorentina, ora è il momento di ripeterci, però diamo atto che in questo momento arriviamo un po' non da favoriti, anche se abbiamo, no, questo non c'è dubbio, ma l'avevamo l'anno scorso, non è più quella squadra, ce l'ha cucito in petto, ma dentro non si sentono quelli, perché non che hanno paradosso. Quello che li ha fatti sentire che tali paradosso. Quello che li ha portati a quel punto, le certezze non ci sono più, si è smarrita con la squadra, sì, abbiamo, sì, fatto l'omicidio dello scudetto, l'ha fatto non noi, ma l'ha fatto la società nella persona del, sì, perché come se lo scudetto lo avessero vinto giunto gli Spalletti e Kim,
perché sono quelli che non ci sono più. Poi, poi alla fine però domani non ci sono neanche Osimhen, chissà. Vabbè, domani tu domani parlavamo del campionato, veramente. Insomma, tanti. Parlavamo del campionato. No, assolutamente sì, omicidio, omicidio dello scudetto. Per Caius, dopo Spalletti, il Garcia, cioè quelli sono i veri responsabili. Quello è un Napoli. I killer, i killer, diciamo. Però, i killer, secondo te. Sono killer. Vabbè. Non è un killer, anzi è uno che dà sempre tutto in campo, il capitano Di Lorenzo. Ascoltiamo uno straccio della conferenza stampa di quest'oggi a Riyadh, Di Lorenzo che parla appunto anche del modulo e sottolinea è importante l'interpretazione, non i numeretti e il sistema di gioco. Vediamo. È un trofeo importante, siamo qui a giocarcelo per quello che abbiamo fatto della scorsa stagione, però riuscire a conquistarlo, riuscire a vincerlo potrebbe darci ancora più entusiasmo e autostima per affrontare poi la seconda parte di stagione, quindi la squadra è concentrata per la partita di domani e metterà in campo tutte le forze per cercare di alzare questo trofeo. Ma io penso che al di là del modulo poi conta come uno lo interpreta, quindi sulla carta può essere visto come un modulo più difensivo, ma poi in campo i movimenti è un modulo insomma, che ci porta con tanti giocatori anche in fase offensiva. E per quanto riguarda l'Inter sicuramente affrontiamo una grandissima squadra con una coppia d'attacco che sta facendo veramente bene e dovremmo essere bravi in difesa, ma insomma, l'aspetto difensivo coinvolge tutta la squadra, quindi dovremmo essere bravi in fase passiva a limitare le loro caratteristiche e poi una volta recuperato il pallone mettere in campo le qualità, perché insomma, siamo una squadra forte e sono sicuro che faremo una grandissima partita anche noi. Penso che in una finale di una competizione è sbagliato parlare di favoriti, sicuramente si affronteranno due grandissime squadre, due squadre che sono qui come ho detto prima per quello che hanno fatto la scorsa stagione, quindi si azzerano un po' tutti i valori del campionato e sicuramente l'Inter sta facendo benissimo in questa prima parte di stagione, ha grandissimi giocatori, sono in fiducia, abbiamo visto la partita contro la Lazio, però sono sicuro che ci faremo trovare pronti e insomma daremo il massimo per cercare di portare a casa questo trofeo. Eh sì, è chiaro che poi l'obiettivo di Lorenzo del Napoli deve essere quello di poter provare a vincere la Supercoppa. Tra l'altro il Napoli non ha una bacheca così ampia, quindi c'è spazio per altre coppe. Inter favorita ma puntini sospensivi. Enrico Scappaticci, vengo da te. E tu stavolta mi raccomando salutiamo, faccia tipo come se stessi all'esame all'università, esatto. No. Spaventato. Salutiamo l'amico Alfonso, perché giustamente il linguaggio non verbale di Enrico spesso è sintomatico, esatto, e quindi Inter favorita ma punti sospensivi, come completare questa frase? C'è un ma? Certo, c'è comunque dall'altra parte del campo la squadra campione d'Italia in carica che qualche segnale nella semifinale lo ha dato, è anche molto incoraggiante, sì. Che sicuramente può mettere in difficoltà, non credo che farà fare all'Inter la stessa passeggiata che ha fatto con la Lazio. Esatto, insomma. Assolutamente. E probabilmente quella vittoria adesso per ribaltare la situazione nei minuti di recupero contro la Salernitana potrebbe aver fatto scattare quella scintilla che invece la sconfitta ha spento alla Salernitana, certo. A parte gli 80 secondi iniziali, insomma, del gol più veloce della storia. Inter favorita ma per la Salernitana. Stavamo facendo una battuta, sì, con il mister, ma c'è Inzaghi in panchina. C'è, non ho capito? Ma c'è Inzaghi in panchina, ah, Simone. Ah, Inzaghi è uno... Nel senso che è un artefice, è l'artefice. È chiaro che è favorita, poi bisogna sempre vedere, perché non nel calcio nulla è scontato. Io l'ho detto, ci sono i momenti l'Inter ci arriva meglio, quella era una battuta ovviamente. Certo. Però perché c'è Simone Inzaghi, non Filippo Inzaghi, Simone. Che comunque ha rischiato, Simone, di fare l'allenatore della Salernitana. Ah, assolutamente sì. Venuto Bielsa alla Lazio, vero. Davano Bielsa e no, in realtà io se ricordo, fosse venuto, non se non fosse venuto, se fosse venuto Bielsa, Lotito aveva già deciso di mandare perché era ancora
titolare di proprietà di Mezza Roma e lo titola. Esattamente, lo ricordo benissimo. Inzaghi doveva andare a Salerno e poi alla fine fu scelto. Però Simone è molto cresciuto. Parliamo sempre di Simone. No, no, non facciamo confusione. Ma nel senso che è una partita di calcio. Certo. L'Inter ci arriva meglio, però è anche vero, insomma, che comunque parliamo di un Napoli che ha valori importanti. Obiettivamente può fare un pasticcio l'Inter, perché no, ci sono le partite e quindi gli episodi, le cose, gli episodi. Certo. No, non, per me non è scontata la vittoria dell'Inter, però ci arriva meglio. Beh, molto meglio. Paolo Specchia integra la domanda della slide, rivediamo anche, poi Ilaria mi dirà se ci sono altri aggiornamenti o messaggi, perché il concetto che un po' diceva poco fa Mazzarri è di la gara di campionato, abbiamo perso sì 3-0, però abbiamo tante occasioni, non il possesso della palla, e l'Inter poi in contropiede ha segnato 3 gol. Quindi ha imparato, al di là del modulo, anche, e imparerà da quella lezione. Credo che ogni sconfitta poi è foriere di tante riflessioni positive, quindi se un allenatore attento gli è servita la lezione, farà qualcosa. Però dico che il calcio è talmente imprevedibile che si potrebbe arrivare, per esempio, ai rigori, si fa uno 0-0, un 1-1, certo. Poi ai rigori magari con lui fa il fenomeno e quindi diventiamo noi. Certo. Quindi io credo che bisogna crederci, però a onor del vero penso che in questo momento, pur riconoscendo al Napoli tante qualità, in questo momento la squadra più forte in Italia e quella messa in questo momento meglio è l'Inter. Beh, questo mi sembra nessuno assolutamente assodato. Alberto, favorita, ma non è una partita da 0-0 questa. Secondo me è una partita giocata al massimo da tutte e due le squadre. E io prevedo una vittoria del Napoli. Mi sbilancio subito, una vittoria del, anche se partiamo 21 e 25 del 21 gennaio. Savino per il Napoli. 13 vittoria del Napoli. Segniamoci. Secondo me, se il Napoli la gestisce bene, può puntare ai rigori. Tutto il contrario, io credo invece che una buona gestione del Napoli, della partita, innescando quelli che anche Inter Lazio insegna che il Napoli non potrà e non dovrà concedere quegli spazi all'Inter. Secondo me, se riesce a innescare bene, puoi puntare ai rigori. Vincerla, oddio, vedremo, dai, magari. Alberto, perché può vincere? Come può vincerla? Non ho capito. Come può vincerla questa partita del Napoli? A questo punto te lo chiedo. Cioè, in che modo? Non... Sugli episodi, sull'atteggiamento, quello che stiamo dicendo prima, che abbiamo detto anche prima, sull'atteggiamento giusto di una squadra che sa di essere inferiore in questo momento, però può mettere in difficoltà. Può mettere in difficoltà con le qualità dei singoli, perché non dimentichiamo, siamo i campioni d'Italia, abbiamo giocatori che in qualsiasi momento possono fare la differenza, come Kvaratskhelia, come Simeone, come Politano. E onestamente, anche se l'Inter in questo momento, come ha detto giustamente anche il mister, è la squadra più forte. Allora, un po' di messaggi, Ilaria, poi andiamo in pubblicità perché siamo molto curiosi di capire anche il pensiero di Rico Fedele, ma tante cose di mercato, dobbiamo parlare anche dei duelli poi di Napoli-Inter. Allora, abbiamo questo messaggio di Salvatore da Nocera che scrive: che bel Napoli che ho visto contro la Fiorentina, ma domani bisogna vincere la Supercoppa. Ed ancora... Secondo me il Napoli ha bisogno di vincere la Supercoppa domani, in bocca al lupo a Mazzarri. Ed ancora da Pasquale D'Agrumo: le vittorie ultime del Napoli hanno sicuramente ridato fiducia ai giocatori e si spera facciano ancora meglio nel proseguio del girone di ritorno. Beh, la fiducia è importante, perché poi il Napoli e la Fiorentina ha avuto dei momenti come dire, anche in affanno. Forse con la fiducia crescerà, è chiaro, l'Inter di fronte è una squadra molto più forte della Fiorentina, però l'aspetto mentale abbiamo capito che è fondamentale, per tutti noi, ma anche per quelli che hanno prestazioni sportive, evidentemente. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, poi Enrico Fedele tra pochissimo, ancora i vostri messaggi, parleremo di mercato, anche aggiornamenti su Lecce-Juventus, ancora 0-0, e sulla situazione in casa salernitana, ma nulla si muove, giusto Enrico, sul sembra di piano no, se Filippo non Inzaghi. La polemica social, i tifosi sono quasi tutti furiosi. Con Inzaghi? Anche con Inzaghi, soprattutto con le scelte estive della proprietà. In generale, con la società in particolare. Quell'idillio che sembrava essersi creato, nonostante i risultati neanche troppo positivi, con Juve e Napoli, ma almeno con delle prestazioni tutto sommato convincenti, si è già spezzato. Perché è chiaro, la Salernitana è a tutti gli effetti la Cenerentola del campionato. Spartiacque questa gara, l'abbiamo detto col Genoa, purtroppo persa. Ci fermiamo pochi istanti, poi parliamo, c'è anche Rico Fedele, mercato, Napoli, Supercoppa, tante cose, tra poco.
Eccoci tornati sempre in diretta la Domenica Azzurra, focus assoluto sulla Supercoppa Napoli-Inter. Intanto è finito il primo tempo, 0-0 tra Lecce e Juventus. Allora, tra un po' avremo Enrico Fedele, andiamo sulle probabili formazioni nel frattempo di Napoli-Inter, perché a Napoli non ci sono molti dubbi. Tra l'altro oggi pomeriggio l'allenamento di rifinitura a Riyadh, tutti bene, anche Demme ha svolto lavoro in gruppo, soprattutto Ngonge, oltre ovviamente a Cajuste e Mazzocchi, che dunque sono recuperati, e Traoré ha fatto allenamento differenziato, ma Traoré, ha detto anche Mazzarri in conferenza, è colui che ha bisogno di una mini preparazione e quindi andrà forse in panchina per fare il numero, ma non è ancora pronto. È la stessa formazione questa che vi proponiamo vista contro la Fiorentina. Gli unici, le uniche variabili potrebbero essere Zirischi e non Cajuste, perché Zirischi sta bene, Cajuste un po' meno, ma ha fatto allenamento anche oggi in gruppo dopo quello di ieri. E forse l'ipotesi, e questo vi chiedo un po', parto da Paolo Specchia stavolta, di Østigard, braccetto destro, e di Lorenzo al posto di Mazzocchi. Oppure di Lorenzo a destra e Mazzocchi a sinistra per contenere Dumfries, anche se poi in casa Inter ci sono un po' di problemi piccoli, affaticamenti muscolari per Dumfries, per Bastoni, per Mkhitaryan. Vedremo se saranno recuperabili, sembra di sì, almeno 2 su 3. Intanto, metteresti Østigard per rafforzare la difesa con Lorenzo a destra, oppure va bene così, Paolo? No, io questi. Partirei con questa, proprio anche Cajuste e non Zielinski in questo momento, perché scusa, sarebbe un non senso. No, io sono partito con questa formazione, ho fatto bene, ho battuto la Fiorentina, io la, se stanno tutti bene, se non ci sono problemi di natura fisica, io la ripropongo. Come scelte tecniche sono queste per te, quelle giuste? Per okay. Me sì. Andiamo da Enrico Fedele, prontissimo. Buonasera direttore. Buonasera a tutti. Ben trovato. Facciamo proprio una brevissima siringhina sulla Salernitana. Per lei Filippo Inzaghi rischia o no? Rischia. La Salernitana oggi, ti dico la verità, non è che meritasse perdere. Infatti. Questo non è dubbio. Non è stata la Salernitana contro la Juve e contro il Napoli. Una volta avuto il calcio di rigore la Salernitana si è come ti devo dire, abbattuta. E tieni presente che Girardino, che è un ragazzo che io ho comperato a 17 anni quando nessuno lo teneva, è la sesta partita consecutiva positiva. Sì, bravo, E gioca anche abbastanza bene, e soprattutto in mezzo al campo ci sono dei giocatori di grande esperienza, quello che forse manca alla Salernitana insieme a un grande attaccante, qua non si discute proprio, insomma. Sento tanti nomi. Quindi rischia o no, credo. Inzaghi? Come? Inzaghi rischia, secondo lei? Ma guarda, Inzaghi purtroppo è sulla graticola da sempre. Non c'è stato in queste due partite, pensavano un ritorno di Nicola, adesso Nicola è andato a Empoli, subito ha vinto 3-0. Se vuoi la mia, io credo, e mi dispiace per Pippo che conosco bene, credo che alla fine la strada è quella. Andrà credo. Va bene, parliamoci, non va bene in realtà. Questo è il giudizio di Enrico Fedele. Andiamo. Non abbiamo 10 giocatori, anche se vedo dei nomi altisonanti, ma vengono? Con che spirito vengono? In che condizione vengono? Vengono per combattere, perché qua non c'è bisogno del fioretto, qua c'è bisogno della sciabola. Assolutamente sì. Direttore, allora, prima del suo buono e cattivo, subito la slide di prima. L'Inter favorita, parliamo della Supercoppa domani sera, ma puntini sospensivi, completi la frase. No, guarda, io ho detto, ho visto la trasmissione perché mi piace, poi saluto anche Sonia, che grazie, domani sera sarà impegnata in una grande partita. Ciao. A Paolo Savino è il mio omonimo. Il concetto di fondo è uno, avete fatto la prima slide, mi pare, con 2C. Come era fatta? Cuore e cervello. Cuore e cervello. Cervello. Eccola qua, in finale con cuore e cervello. Serve anche un'altra C? Mi manca la C di predominante. Quello è fondamentale, no? I generali si sceglievano. Purtroppo ci vuole perché. Allora, come valori in campo non c'è sta proprio da discutere. Però è una partita secca che può essere risolta da episodi, non so, d'espulsione, qualche cosa che non quadra nell'Inter, subito, ma l'Inter ha un programma fortissimo,
Ha trovato il figlio di Thuram, che io ricordo ancora nel passeggino, lo portava a passeggio il padre nella cittadella, Parma, che fa gol. Lautaro oramai è uno dei migliori bomber, quindi credo che l'Inter, se si suicida, però tutto può accadere. Sai che cosa deve avvenire? Che l'Inter deve sbagliare tanto e il Napoli non deve sbagliare nulla. Poi, se si dovesse andare ai rigori, andiamo alla roulette russa. Sì. Però io non è che sono rassegnato. Voglio solo vedere un Napoli stile Mazzarri. Finalmente ho rivisto Mazzarri e non quel Mazzarri che sembrava un poco assopito perché pur di venire a Napoli aveva accettato da un signore che non so quale laurea Coverciano ha preso, che vuole giocare a 4-3-3. Però guardi, direttore, ci sono due segnali in questo senso. No, voglio dire questo? Allora, in questo momento è tra me e Ilaria, tra l'altro gli unici due che non ha salutato, questo giusto per così, tra parentesi. Però direttore non fa nulla, sono io che le mando un grande bacio. Ah, vabbè, allora ha perdonato Ilaria, va bene così. Non la conosco Ilaria, però scusami, perdonami, che chiedo umilmente scusa. Ma non deve, non deve. Per te, no, per Dario, me. Dario, il sarnatano che fa il simpatico e questa metto, sera. Metto benzina sul fuoco. No, a parte gli scherzi, due situazioni. La prima, rivedrei la bellissima slide. Ok, il modulo è giusto. Se per lei il modulo è giusto, il 3-4-3 di Mazzarri. E l'altra dichiarazione, no, un attimo solo, l'altra è la dichiarazione di De Laurentiis a Mediaset, che ha detto, evidentemente finalmente ci è arrivato anche lui, che era il più dogmatico di tutti sul 4-3-3, dicendo non si fanno le copie carbone, perché come facciamo i disegni da piccolo esce sempre qualcosa, la copia esce peggio della ma pure prima l'ha detto miliardi di volte, quindi ci è arrivato anche De Laurentiis. Direttore, la carta carbone si fa da quando io ero bambino e lui se l'è ricordato adesso. Perché non si è ricordato quando ha fatto il casting per vedere chi gioca a 4-3-3? Lo so, no, meglio tardi che mai, però, almeno questo. Io voglio solo dire una cosa. Su questo modulo non si discute oramai. Il Napoli farà un gioco. No, scordiamoci il Napoli di Spalletto, togliamolo da mezzo. Va bene, se no è come ricordarci di una ragazza con la quale siamo stati fidanzatini a 15 anni e la vediamo a 70 anni, lasciamo perdere, accantoniamola. Parliamo di questo Napoli che deve giocare con questo modulo, che magari sarà meno bello ma molto più pratico nel senso difensivo, anche se ti dirò, io qualche cosa la rifarei, la rivedrei. Per esempio, a me Di Lorenzo non piace tanto da difensore, perché lui ha qualche difetto nella marcatura. Sì. Quindi metterebbe Østigard all'esterno destro, giocherei con i tre difensori, dico la mia, poi sai, l'importante, questa è come la vedo io, però anche così va bene. Ma la cosa invece che mi fa sorridere, oggi parlavo con il professore Trombetti a proposito della partita, dopo la partita con la Salernitana, tutti e due, insomma sai, poi per vicinanza di Fimiano, di Iervolino e anche, dico la verità, con i tifosi di Salerno, io ho avuto il piacere e l'onore di lavorare là, commentavamo questa partita. E a un certo punto, sai, gli ho detto, dico, scusa, ma il Napoli di quali giocatori aveva bisogno urgentemente? Difensore e mediano incontrista, non sono arrivati, quindi ritardo a Salerno e ritardo anche a Napoli sul mercato. Su questo è avvenuta una metafora. Ho detto, sai che cosa sta facendo il nostro presidente laureato a Coverciano? Ti dico io che sta facendo. È come un medico che viene e trova un ragazzo con la broncopolmonite e dice, guarda, non deve prendere la penicillina per il momento, prendi adesso le vitamine. Ma scusate, ma io ho bisogno di una cura urgente. Sì. Mi mancano due giocatori come il pane. Sì. E siamo arrivati all'ultima partita dell'ultimo giorno di campionato, togliamo la coppa di campionato, perché noi giocheremo con la Lazio, forse con un difensore che verrà, e poi non possiamo fare più nulla. Allora mi sembra che una squadra che ha vinto il campionato, che ha il diritto dovere di difenderlo, non è che si deve fare sempre i conti in tasca.
Non è che si deve fare il gol di tasca. Verissimo. Allora, però andiamo sempre su Napoli-Inter. Andiamo anche qui in studio a vedere la probabile formazione dell'Inter. Domani, al netto di questi problemi accusati proprio oggi da Bastoni, Mkhitaryan e Dumfries, che in questa formazione non c'è, è la stessa che ha battuto la Lazio, Alberto, Savino, poi anche Sonia. Chiaro, insomma, punti deboli qui non ne troviamo. Ma giocatori, come stavamo dicendo prima, di tanta qualità in mezzo al campo e sugli esterni ti possono far male in qualsiasi momento. E poi due giocatori davanti fortissimi, tra i più forti attaccanti del campionato. Certo, se non dovesse giocare Bastoni, chiaro, c'è Darmian, c'è Bissek, c'è De Vrij, Sonia. Una panchina importante. Molto importante, però effettivamente Bastoni è un elemento... Dal centrocampo in su, grande qualità. Io sono d'accordo con il direttore Fedele. Cambierei nella formazione del Napoli la difesa, nel senso quindi che Ostigard di Lorenzo braccetto alto. Destro e Di Lorenzo esterno di fascia, poi assolutamente Kajus, non Zielinski, sempre per certo. Il discorso che io proverei a gestirla bene sul piano difensivo questa partita con l'Inter, sono onesta. Chiaro. Punterei a non commettere errori difensivi, provare a contenere gli attacchi dell'Inter e poi chissà, magari anche in contropiede qualcosina con Simeone, con Kvaratskhelia, e puntare ai rigori. Questo è quello che però penso io nel vedere, ecco, anche la formazione dell'Inter, nel vedere come ci arriva, certo. Però poi chiaro sono visioni, per carità. E poi gli episodi possono essere determinanti, specie ma gli episodi in però finale. Puoi puntare sugli episodi se non commetti sbavature difensive, certo, perché chiaro. Se porti, ecco quello che voglio dire io, l'Inter già è più forte. Se provi a portare anche gli episodi dalla parte dell'Inter diventa devastante. Devi annullare le ipotesi di che. Io la vedo così, poi certo, Napoli deve essere bravo nel non sbagliare niente. Napoli deve essere bravo come era l'anno scorso nelle transizioni e andare subito a fare male all'Inter poi. Perché l'Inter si sbilancia tanto, viene su coi quinti, però proprio la loro arma può essere un'arma poi del Napoli nell'andare subito ad attaccarli proprio sugli esterni. Allora andiamo un po' ai duelli, giochiamo un po' insieme. Però la curiosità. Sì. No, considera l'Inter, il Napoli con l'Inter in campionato e in questa Supercoppa, con il Napoli che ci arriva diverso nella fisionomia. Io sono curiosa e perciò dico sì, è una partita importante per capire se la strada tracciata con la Fiorentina è quella giusta. Noi lo stiamo dicendo da tempo, però poi dobbiamo anche trovare strada accettata dai senatori Lorenzo, Barlui, Lobotto, sì, eccetera. Sì, sì. Direttore Fedele, poi giochiamo insieme con i duelli, giochiamo per capire quali giocatori possono essere determinanti domani. Le chiedo, ma buono e cattivo di stasera quali sono? Perché non l'abbiamo ancora chiesto. Già l'ha detto? Il cattivo è sempre il laureato. Sempre il laureato. Il diplomato al commerciale. Ok, e il buono? Ma guarda, ti dico, il buono non mi dispiace questo attaccante del Verona. Gonge, nuovo acquisto. L'ho visto sì. Stavolta. Ed chissà è un ragazzo... lo chiamerà adesso, chissà, vabbè. Tipo capitano, forse un po' più offensivo. Però è un ragazzo di sinistra che gioca a destra e che nell'uno contro uno si fa sentire. Ecco perché dico, abbiamo preso una... Io ero convinto che cedessero Politano per prendere questo ragazzo. C'era una logica. Sì. Ma se tieni già Politano e poi ti prendi questo per fare che cosa? Per il futuro. Ma qua futuro, noi dobbiamo guardare al presente. Il futuro del Napoli è già un altro campionato che non dipende da questo, non sai chi sarà l'allenatore, non sai nulla, quindi... fanno degli acquisti prospettici, perché purtroppo si fanno queste formule che adesso vanno di moda, che sono questi prestiti con indirizzo, con obbligo, di modo certo. Che non gravano sul bilancio e quando tu li vai a riscattare possono essere ammortizzati nell'arco di un anno, cioè gira e volta, è sempre il lato economico che purtroppo sta avendo il sopravvento sì. Sul lato tecnico. Poi parleremo tra sì. Realizzato nei parametri zero. Il Napoli aveva bisogno di un difensore, io dico sempre qui, tipo Palomino, che ha trattato la Salernitana, che si era pure messo d'accordo e poi non è andato perché c'è stata una richiesta particolare, lo dico Enrico, da quello che so, dell'Olympiacos, ma anche dell'Atalanta. Infatti un giocatore che hanno quasi chiuso per Boateng. Ah, ecco. Sembrerebbe che già domani potrebbe, Boateng. Venire a fare okay. Delle visite mediche per maggiori garanzie sulla sua integrità. Infatti, quello è il dal dubbio. Punto di vista fisico. Il direttore stava dicendo? È un giocatore alla Fazio, non è un giocatore che noi intendiamo come libero.
nel senso, perché questo ragazzo Palomino mi ricorda un poco Passarella, è come cattiveria, è come gioco. Boateng, che io ho visto giocare, è un fisico da corazziere, però avendo già Fazio, poi ho sentito dire anche Manolas, io non vorrei che andassimo alla ricerca di tanti nomi altisonanti che devono venire a Salerno a dare un apporto per 16-17 partite. Devono stare bene. Vorrei che qualcuno possa dedicare a Balotelli e poi andiamo a pescare a Lavezzi, a Cavani. Insomma, andiamo a pigliare gente che deve buttare il sangue. È vero, allora intanto andiamo a questo punto sul mercato, io chiedo scusa alla regia, anticipiamo perché a questo punto andiamo anche sul mercato Napoli, perché abbiamo detto Ngonge Traoré, alta qualità, una slide, poi dopo parliamo dei duelli Napoli-Inter, perché il Napoli ha acquistato altri due giocatori in un settore, come diceva Enrico Fedeli, in cui c'è grande abbondanza quando tornerà Osimhen. Pensate, il Napoli avrebbe Ngonge e Politano a destra, Kvaratskhelia e Lindstrom a sinistra, poi c'è Traoré, puoi giocare mezzala ed esterno sinistro, poi ci sono Osimhen, Raspadori e Simeone in attacco, ma poi centrocampisti di interdizione e soprattutto difensori sono pochi o non ci sono di questa qualità. Sonia, va bene, ma andrebbe bene. E cioè, deve essere il contrario, prima il difensore e poi arriva anche la ciliegina. Il mercato di gennaio si chiama mercato di riparazione, quindi non devi andare ad abbondare. In estate puoi pensare ad un mercato fatto anche sul futuro. Ma magari ci vai, sì, però ma dopo. La necessità è la difesa. Esatto. Se si chiama mercato di riparazione, certo, perché devi riparare ciò che non va. Certo. In questo momento sicuramente, per carità, il Napoli non è andato bene neanche in avanti, se andiamo a dirla tutta, è un po' crollato, ma la necessità è soprattutto difensiva e a centrocampo. Sì. E le priorità erano quelle due, quindi è un'operazione che forse, non lo so, si è creata l'occasione e aspettando, evidentemente in difesa a centrocampo sta avendo più difficoltà, in avanti si è creata l'occasione ed è intervenuto pensando anche al futuro di due calciatori interessanti, però si attende ancora a ciò che è una necessità. Sì, per 2000, assolutamente sì, e la lettura è quella, credo sia giusta, però poi dopo il direttore Fedele, poi vengo anche da Alberto e da Paolo, è chiaro che se poi si mette sul tavolo 20-25 milioni il difensore lo prendi, il Teate o altri che eventualmente piacciono, giusto? Sì, come no, ma siamo sempre là. Allora, nelle tasche del laureato c'è stato il trappolo. Ah, il laureato ormai si chiama, come Dustin Hoffman, come il film. Vabbè. Sta parlando con lo Sheik, va bene. Come lo definirebbe? Ah, infatti, se De Laurentiis è il laureato, appunto. Il laureato, Iervolino, Enrico. Iervolino, ti dico, io lo conosco. Iervolino è un presidente che è lungimirante, vede prima degli altri quasi tutto. Ha creato un qualche cosa che si pensava fosse, come ti devo dire, impossibile realizzare. Poi il calcio è diverso, e lui è entrato in un certo modo, però ha fatto la scelta più intelligente e a mio giudizio è stata una scelta che gli è costata tanto, caro Enrico. Lo so. Perché se lui quando prende una decisione, nemmeno se lo crocifiggono, torna indietro, pur sbagliando. E invece ha richiamato, un poco Coram Populi, parliamoci chiaramente, poi l'intelligenza della persona, un poco per la grande competenza, una persona di calcio, cosa che non fa mai De Laurentiis. E ti dico, conoscendo Iervolino, ti dico che Iervolino non mette becco, che fa le scelte, carta non bianca, è carta Iervolino. Bianca. Sì, è vero. Che fa le scelte, oggi ve lo posso dire per certo, è solo ed esclusivamente il direttore generale Sabatini, che io conosco bene perché fa parte del mio periodo. Certo, quindi, chiarissimo. Lo farebbe mai De Laurentiis? No. Farebbe mai una cosa del genere? L'abbiamo invocato, ma non succede, evidentemente, dopo lo scudetto, figuriamoci, anche se poi ha fatto tanti errori. Però andiamo all'attualità, sul mercato, rapidissimamente, Paolo e Alberto su Traoré e Ngonge. Vi piacciono come acquisti, Paolo? Sì, mi piacciono tutte e due, però appunto non erano necessari oggi. Però sono due ragazzi, prospetti classe giovani, 2000, possono fare entrambi bene, hanno qualità. Traoré è veramente un giocatore che quando sta bene, anche se piccolino, ma proprio la sua forza è questa, imprevedibile, rapido, è efficacissimo.
Prenderebbe il posto di Elmas, tra l'altro. Direi, avendo perso Elmas, che era un po' un giocatore che poteva sfruttare esterno alto offensivo, hai fatto qualche volta il mediano, poteva fare la sottopunta, la stessa cosa la fai con Traoré, quindi è proprio un clone di Elmas, non nelle sue qualità, ma come esce Elmas, Traoré. Ngonge, buon giocatore, ma mi dicono molto, molto un po' indisciplinato, un po' discoletto. Tatticamente. Infatti, ha avuto una storia. Poteva arrivare già prima a certi livelli, che l'ha un po' frenato per questa sua. Era un po' un tipetto difficile da gestire. E ora invece sembra che sia un ottimo giocatore, però c'è questa piccola nota negativa che ho saputo per certo, e quindi andremo a vedere se si saprà incanalare nel giusto con una squadra di bravi ragazzi come del Napoli. Lo farà sicuramente. Alberto, rapidissimamente, se puoi. Di qualità, per quanto riguarda Ngonge, un giocatore sinistro, rientra bene, di qualità, salta l'uomo. L'altro bisogna vedere come rientra da questa problematica che ha avuto, se rientra al 100% subito e poi se può dare subito una mano alla squadra, non penso adesso. Però sono d'accordo con voi per quanto riguarda gli interventi da fare, erano altri in questo momento. Allora, rivediamo, scusa Alberto se ti stupo, perdonami, vediamo la grafica, così ne commentiamo insieme anche ad Enrico Fedele e a voi, cari amici, al 342-872-5223, perché il Napoli sta trattando comunque altri giocatori. Ha preso Mazzocchi, Traoré, Ngonge e Popovic, questo giovane classe 2006, forse va al Monza perché lo slot extracomunitario non va... non era possibile averlo più, cioè il Frosinone non ce l'ha più disponibile. Trattative, difensori, questo serve. Neun Perez e Teat sono i due in lista, in cima alla lista. Poi ci sono Martinez Quarta, Solé, che la stampa francese dà per certo, ma a Napoli smentisce, e Chalobah come possibilità. E come centrocampista il Napoli ha fatto un'offerta, secondo alcune fonti di mercato, per Mangala, classe 98, Nottingham Forest, un mediano incontrista centrale. Un po' alla Kanté, con tutte, diciamo, assolutamente le differenze, le distanze del caso. E poi ci sono anche Barak, che è un po' andato fuori mirino, Sumaré e altre ipotesi. Chi prenderebbe il direttore Fedele di questi qui? Ci sono dei giocatori diversi, perché Barak non ha la caratteristica di Mangala, non ha la caratteristica di Sumaré. Stiamo parlando di giocatori tipo Anguissa, giocatori di fisicità, mediani incontristi o intermedi che pensano più a conquistare la palla e poi a darla. Quindi credo tra Mangala e Sumaré sicuramente, mentre per i difensori io sono due partite che vedo attentamente Perez, che mi sembra un ottimo giocatore soprattutto sul piano dell'elevazione, un po' distratto nella lateralità, molto bravo frontalmente, nella lateralità non mi ha convinto. Invece Teat è un mancino, e Solet mi sembra che sia un ragazzo molto alto, pure lui del Salisburgo, che hanno delle difficoltà. Però ecco, noi dobbiamo sempre andare poi a verificare come vengono inseriti e che i giocatori si pigliano, conoscendo il carattere. Noi possiamo conoscere la caratteristica, però bisogna vedere che carattere hanno e come si inseriscono. Ma a tal proposito, siccome io nell'altro mondo mi hanno proposto una carica da conduttore, mi devi concedere una domanda parallelo. A Savino. Prego, prego, prego. Certo. Io, la cartellina sta qua, io la mando anche a casa. No, prego. All'aldilà, quando è più tardi è possibile. Ah, all'aldilà, all'altro modo, vabbè. Senti, io, a me piace come difensore, anche se lo vedo pure lui molto forte frontalmente, mentre sui lati lo vedono poco così titubante, Østergaard. Che mi dici tu? Io lo vedo il più difensore tra i difensori. Io sono d'accordo, direttore. Sì, secondo me sono d'accordo con voi, direttore. Østergaard sicuramente ha qualche perplessità, però nell'uno contro uno è bravo. Sicuramente Napoli non era una piazza subito da poter far benissimo, cioè una piazza che è esigente. È un giocatore comunque di qualità. Beh, tatticamente deve crescere molto, deve però. Crescere forse difesa ancora. A tre va meglio, però. Anche in una difesa a tre potrebbe andare meglio, sì, secondo me. Nella difesa a quattro. Come anche se vogliamo Juan Jesus. Allora, su Teat. Allora, se Napoli prendesse Mangala e Teat, poi da vedere se ne prende altri due, dopo quattro, sei, sarebbe clamoroso, l'altro in pochi giorni. Io sarei mediamente soddisfatto. Che dici, Paolo?
Io più perché che sono le caratteristiche che servono, poi vedremo. Ma di quei nomi che ho visto difensori, io sceglierei Solé, che per me è il più forte di tutti quelli elencati. Okay. Il migliore di tutti, inesorabile. Ci sono un po' di riserve sul piano fisico. Alto, forte di testa, giocatore, pur essendo lungo, abbastanza svelto. Quindi per me Solé è quello che darebbe maggiore di tutti i difensori. Perez, Tet, Quarta, Solé. Sì. Io ce l'ho. Dei centrocampisti non impazzisco per nessuno, dico la verità. Sonia, per te chi dovrebbe non miglioreremo? Mi fido di mister Specchia, mi fido di lui. Giusto. Fido di lui perché sono d'accordo, in difesa non mi entusiasma nessuno. Mister, anche tu Enrico? Come si può essere in disaccordo? Alberto, chi prenderesti? Forse più Perez, a me piace tanto, pure io come il direttore l'ho osservato bene in queste partite, a me è piaciuto. E tu non lo conosci Solet, però lo conosci Solet, sì, visto? Anche l'altro, io mi fido di Specchia perché guarda, l'hai presentato in una maniera incredibile. In questo momento Solet è quello più acquistabile, anche se ci sono riserve sul piano fisico perché ha avuto diversi infortuni, tant'è che ha giocato poco quest'anno. Direttore Fedele, chiudiamo il suo collegamento con lei su Napoli-Inter di nuovo, torniamo su questa sfida. Il giocatore determinante per il Napoli quale può essere? No, io faccio il reparto più che il reparto. Io credo che il centrocampo e la difesa deve essere il reparto più attento, cercare di attrarre l'Inter, perché voi vedete l'Inter ha un esterno che diventa un'ala sinistra e sarebbe Di Marco. Sì. Ha dei centrocampisti di grande inserimento e quindi è su tre e Di Marco è su quattro. I due attaccanti è su sei. Ecco. E ogni tanto avanti pure Barella, Barellino. Quindi praticamente ci sarà qualche prateria. Ecco, è proprio in quel caso che devono essere attenti, accorti e precisi nella ripartenza. E devono sbagliare poco, perché avranno poche occasioni da rete e quelle poche dovrebbero sfruttarle bene. Qua non si discute. Per vincere dobbiamo fare un'impresa. Direttore, grazie, un abbraccio, buona serata, alla prossima, domenica prossima. Salve, direttore. Grazie, Enrico Fedele. Allora, i duelli, sì, vai Enrico, certo, completezza fatto 0-0 ancora la Juventus. Pare che ci siano stati, anzi senza pare, lo riferiscono i colleghi di Salernitana News, dei momenti di tensione anche dopo la partita da parte dei tifosi del Genoa con le forze dell'ordine. Ci sarebbero forse anche due fermi da parte della polizia, scontri che sarebbero avvenuti o comunque momenti di tensione vicino alla stazione di ferroviaria di Salerno. Abbiamo altri aggiornamenti lato Salernitana perché il nostro inviato dalla Rechi, Filippo Notari, mi ha inviato una nota. Inzaghi ha fissato a domani mattina la ripresa degli allenamenti per iniziare subito a preparare la partita di lunedì contro la Roma. Al momento la sua posizione non sembrerebbe messa in discussione, ma molto dipenderà dalle impressioni raccolte da Sabatini, che ha visto per la prima volta da vicino la Salernitana. Perfetto, aggiornamenti perfetti. Purtroppo prima, durante e dopo Salernitana-Genoa, momenti di tensione e momenti che non vorremmo mai commentare. Assolutamente sì. Allora, dobbiamo fermarci per un pizzico pubblicità, l'ultimo blocco pubblicitario, poi parliamo dei duelli Napoli-Inter, ancora un po' di mercato e tante altre cose interessanti. La slot machine azzurra, tra poco. Eccoci tornati, un po' di aggiornamenti, vero Ilaria? Perché sta avendo luogo, ovviamente, come sicuramente saprete, Lecce-Juventus ed è in vantaggio la Juve. Sappiamo che in caso di vittoria dei bianconeri, l'Inter, che è impegnata invece per la Supercoppa, verrebbe momentaneamente superata di un punto. Esatto, ricordiamo che il Napoli, che avrebbe dovuto giocare col Sassuolo in questo weekend di Serie A, recupererà la partita il 28 febbraio, mercoledì, alle ore 18. Poi anche aggiornamenti di mercato. Sì, allora, abbiamo delle dichiarazioni da parte di Niccolò Schira, che commenta appunto le ultime notizie di calciomercato sul Napoli e dichiara: l'intoppo sulla vicenda Popovic ha raffreddato i rapporti tra Frosinone e Napoli, e Napoli risulta essere abbastanza irritato, che ora deve trovare una soluzione per il classe 2006, un pasticcio che potrebbe avere conseguenze sul prestito ai ciociari di Alessio Zerbin. Beh, effettivamente è abbastanza grave che una società che dice sì, facciamo queste operazioni insieme, dice ah no, ma non ce l'abbiamo più la slot. Quindi, insomma, in Serie A è abbastanza grave. Sono dei fenomeni nel prendere prestiti. No, non c'è dubbio. I punti attuali del Frosinone sono tutti
tutti merito delle strategie di mercato, avranno pure sbagliato con gli slot, ma quelli che sono arrivati sono dei fenomeni, i tre della Juve, ma anche i due dell'Atalanta, Zortea, l'ex salernitana, che credo abbia proprio esordito oggi con la nuova maglia, è stato uno dei protagonisti della vittoria in rimonta e poi larga sul Cagliari nello scontro diretto. Questa dimostrazione sul fronte salernitana che non necessariamente devi fare investimenti di chissà quale portata, basterebbe appunto rivolgersi, avere un direttore sportivo come ce l'ha il Frosinone, che ha i suoi contatti, come del resto ce li ha Sabatini, e portare a Salerno dei giocatori che magari fai anche gli interessi della società che te li presta, perché chiaramente li fai spratichire. No, ma soprattutto gli dai una maggiore valutazione poi dopo. E chiaramente però nell'immediato ti danno quei risultati, quell'efficacia e quella sostanza che per una squadra che deve lottare per non retrocedere fa la differenza. Però io sono d'accordo con Enrico, ma ci metterei un ma. Sono perfettamente d'accordo, perché a mio avviso le squadre che devono salvarsi devono puntare sui prestiti e su giocatori di qualità, ma secondo me è un discorso che io farei a partire da agosto. Certo. A gennaio servono giocatori pronti. Concordo. C'è anche il lavoro di Francesco. A questo punto della stagione non hai alternative se poi non c'hai disponibilità economica. Quindi prendere i giovani che sei passato da, è quello il peccato originale di questa stagione, da una filosofia che peraltro avevi rinnegato quando due anni fa è stato ingaggiato Sabatini, cioè dei giovani, delle scommesse, con il ritorno ai, non dico gli elefanti, ma qualcosa di simile, giocatori che potrebbero essere di giocatori di una certa esperienza, di una certa età, di un certo curriculum, due però, oppure giocatori pronti. Però torniamo a Napoli, giochiamo insieme ragazzi, giochiamo con i duelli, perché abbiamo messo in evidenza i duelli non direttamente in campo, in alcuni casi sì ma non sempre, per esempio questo tra Di Lorenzo e Di Marco, cioè gli esterni, i giocatori che potrebbero essere determinanti. In effetti i numeri dicono che lo sono già quest'anno, per l'Inter tutti praticamente, però nel Napoli Di Lorenzo 28 presenze, 2 gol e 6 assist, per Di Marco pensate 3 gol e 7 assist, ha giocato in 4 partite in meno rispetto a Di Lorenzo. Parto da Alberto Savino, ex difensore, molto bravo tra l'altro. Sono due giocatori che nei propri ruoli fanno la differenza, sia dalla parte sia a destra. Domani chi può essere più determinante tra i due? Secondo me sicuramente poi non si incroceranno, perché se gioca a meno che Di Lorenzo non gioca a destra, sugli esterni, però penso che comunque siano importantissimi nella partita di domani. Entrambi. Non so se è peggiorata la mia vista, ma io non riesco a vedere niente della grafica improvvisamente. No, nel senso che è talmente lontano il televisore. O improvvisamente il buio dopo la traversa di Candreva. Anche della, ma è stata la delusione di questa sera. In dopo la traversa di Candreva è cada anche la vista di Scapaticci. Non riuscivo proprio a leggere. Telefoniamo all'oculista di Scapaticci per cortesia. Abbiamo migliorato. Ho le lenti progressive, viva la Casaggit. Quello sempre. Allora, Lobotka e Calhanoglu, altro duello, Paolo Specchia, perché è chiaro che sono i due cervelli. Calhanoglu sta facendo un campionato strepitoso, 25 presenze, 11 gol, 3 assist per Lobotka con solo assist. Resta però l'azzurro tra i più positivi, tra i meno peggio della stagione? È comunque un signor giocatore che quest'anno non sta avendo il rendimento dall'anno scorso, perché tutta la squadra che non ha lo stesso rendimento, non ha la rapidità che aveva prima nel girarsi, perché non ha le conoscenze con i compagni, cioè non c'è il sistema che gli permetteva di essere, per quanto premuto, pressato, riusciva a liberarsi con una naturalezza incredibile che magari Calhanoglu non ha, però Calhanoglu rispetto a lui c'ha il vantaggio di avere un piede e un mancino soprattutto, ma due piedi, ma fa gol. Questo qua è diventato, e devo dire che per quanto anche io come Sonia non sono mai rimasto molto convinto che Inzaghi sia un grande allenatore, perché per me 2 anni fa l'ha buttato lui il campionato, però ha trasformato Calhanoglu, al mio, ve lo ricordate? Ecco. Ora è un'altra persona, è un altro giocatore, ha una personalità, una sicurezza, non sbaglia nulla per continuità. Ma anche nei rigori, ragazzi, ma io mi ricordo ha battuto qualche rigore col Milan, ma cavolo, qua non sbaglia più, è cresciuto tanto. 14.
e quindi ha fatto quanti gol? 11 gol, ragazzi, ma un centrocampista centrale fa 11 gol. E da Real Madrid, da Barcellona, nell'assetto di Inzaghi. Forse se c'è un giocatore che è insostituibile, probabilmente c'è un altro duello. La stessa cosa. Altro duello un po' irriverente in questo momento. Se l'Antella lo commenta, tra Simeone e Lautaro, che possono essere per i rispettivi team determinanti. Lo è già Lautaro con 20 gol e 5 assist. Lautaro è una certezza assoluta. Simeone però ha una media gol ancora alta, nonostante un impiego quest'anno, almeno sino a Mazzari, non tanto buono. Io mi riferisco alla Cabala. Abbiano caratteristiche diverse. A me ad esempio piace più Simeone che Raspadori, quindi io lo vedo comunque l'alternativa ad Osimhen, per cui è giusto che giochi lui anche domani. Sì, è giusto. Poi è chiaro, insomma, il paragone in questo momento con Lautaro mi sembra un po' troppo, perché effettivamente è l'altra certezza dell'Inter, è proprio Lautaro, per cui è chiaro non c'è paragone. Però ecco, l'uno è la garanzia, il punto di forza dell'Inter, l'altro secondo me è quello che in questo momento meglio può rappresentare l'attacco del Napoli. E possiamo dire, Enrico, non so se hai sentito le dichiarazioni di Simeone, che dice non è importante che segno, non è importante il modulo, l'importante è che la squadra dia risposte. In questo momento lui incarna il Napoli dei gregari. Non so se abbiamo la slide pronta, perché obiettivamente il Napoli in questo momento viene portato avanti da Zerbin, da Simeone, dai giocatori gregari. In questo momento, eccolo qua, gregari al potere, Caiuste, Demme che ha fatto bene con la Salernitana, Zerbin appunto abbiamo già detto, Mazzocchi stesso, che in questo momento, quando poi mancano delle cose, profondità della rosa, che poi ti trovi alla fine in queste circostanze, quanto le motivazioni, al di là delle qualità, è un merito dell'allenatore, le motivazioni, ma anche delle qualità del giocatore, perché il rischio è che poi ti deprimi, ti perdi, o comunque non ti alleni con quella determinazione che è necessaria quando non vieni utilizzato, vieni messo ai margini del progetto. Invece è un elemento che si fa trovare quasi sempre pronto, insomma, quando ha la sua opportunità, e che dimostra che tutto sommato la rosa del Napoli non è poi così striminzita. Certo, se c'è tutto questo ritardo in classifica, infortuni, assenze incidono, ma anche il rendimento. Gregare al potere, le motivazioni quanto contano, Paolo, nel calcio d'oggi? Ma tantissimo, ma motivazione e serietà e comportamento virtuoso di questi ragazzi, perché guarda, vai a pigliare per esempio Radonjić del Torino, no? Sì. Il Torino l'ha mandato via, perché? Perché non sa stare al posto suo, ha giocato, ha fatto anche bene, però nel momento in cui poi lo lasciavi fuori e aveva Musoni, questi sono ragazzi meravigliosi, quindi al di là delle motivazioni, sono anche intimamente gente affamata, appunto motivati, ma per bene, perché c'è quello motivato, però a un certo punto poi alla fine si scazza, nel senso che non ce la fa più aspettare, e poi diventa un po' carognetta, ci sta questo. Il Napoli ha avuto una fortuna l'anno scorso di avere uno spogliatoio meraviglioso, e credo lo abbia ancora, ma Demme stesso, ragazzi, Demme non ha detto una parola, questo fino a 3 anni fa era sempre stato un giocatore che ha giocato titolare nell'Lipsia, capitano dell'Lipsia, viene a Napoli, chiama pure, si chiama Diego, viene in odore, viene trattato male. A proposito di Lecce, però, sta perdendo contro la Juve 0-2, quindi doppietta di Vlahovic. Raddoppio della Juventus, quindi primo in classifica in questo momento. Il duello più importante, o per meglio dire, i giocatori forse più determinanti, al netto di Lautaro, che in questo momento è una certezza, è tra Kvaratskhelia e Thuram, perché Kvaratskhelia è un po' indietro, però 5 gol e 5 assist dicono che comunque è un giocatore importante nonostante un rendimento non alto. Thuram sta obiettivamente sorprendendo, perché 10 gol e 11 assist nessuno se l'aspettava. Questo, se vogliamo, è la cartina al tornasole di una stagione super dell'Inter, Sonia. Assolutamente sì, è la dimostrazione che gira tutto bene, è la dimostrazione che è una macchina perfetta come lo era il Napoli nella passata stagione. Sì. E secondo me, nonostante tutto questo, scusami Sonia, ha solo 2 punti virtuali, adesso neanche quelli, di vantaggio sulla Juventus, mentre l'anno scorso il Napoli aveva fatto il vuoto. Sì. Questi sono dati di fatto. Guarda Enrico, io credo che l'Inter
sia molto più forte della Juve, però sì, non ci dimentichiamo che l'Inter è impegnata su altri fronti, la Juve ha soltanto il campionato. Quello è un grande e questo comunque è da non sottovalutare, anche perché parliamo comunque di una Juve che sta migliorando anche sul piano del gioco, ma che comunque ha anche valori importanti, non parliamo dell'ultima della classe, e l'Inter ha tantissimi impegni. Anche adesso nel guardare la classifica, per quanto l'Inter debba ancora recuperare, però c'è da dire che l'Inter è impegnata in Arabia e la Juve è concentrata solo sul campionato, si porta sopra di un punto, per carità provvisorio, però alle volte dà fastidio, no? Agli occhi, certo, una, che devi sempre andare a giocare poi il recupero con la necessità di vincere. L'Inter in questo momento a mio avviso è una macchina perfetta. Poi io ribadisco, tante cose positive di Inzaghi, ma anche tante colpe, perché sono d'accordo con Mister Specchia, due anni fa forse il campionato. Beh, insomma, Bologna-Inter è stato, insomma, è molto chiaro. Alberto, Kvaratskhelia, è un po' la gara di Kvaratskhelia quella di domani sera? Ma sicuramente, la gara di Quara come la gara di Politano, cioè sono due giocatori che possono fare la differenza, e prima dicevo il Napoli vincerà su una giocata del singolo, perché in queste partite dove il livello di attenzione è così alto, la differenza poi la fanno i singoli, la qualità dei singoli giocatori. L'Inter ne ha tantissimi, ma non dimentichiamo che comunque il Napoli davanti a questi giocatori che in qualsiasi momento possono fare gol. Ed è una gara, se andiamo a riflettere, dal punto di vista anche emotivo e dal punto di vista caratteriale, che può spostare anche gli equilibri nel prosieguo della stagione, in particolare sul campionato, perché può togliere o può mettere certezze. Può toglierle all'Inter, che finora, come giustamente sosteniamo tutti, sembra quasi una macchina perfetta, può darle al Napoli con una prestazione o addirittura con un risultato di prestigio, perché in questo momento chiaramente fa crescere l'autostima, ricompatta il gruppo e tutto sommato ti fa portare anche a casa un trofeo, perché è sempre un trofeo. Ma se guardiamo la grafica di prima di Dario, io credo che la qualità tende sicuramente a favore dell'Inter, le motivazioni no, a favore del Napoli. È vero, da sfavorito non è sempre sbagliato partire. Io sono convinta di questo. Allora, però, a proposito di Supercoppa, vediamo anche i precedenti del Napoli, che ne ha giocate 4, ne ha vinte 2, ci affidiamo anche alla Cabala da queste parti, soprattutto perché il Napoli ha vinto 2 volte quando c'erano due argentini in campo, Maradona e vabbè, ma anche Higuaín, e stavolta, anzi, in questa occasione c'è Simeone, domani Simeone, ci affidiamo alla Cava. Nell'altro dei casi c'era Mazzoleni, più che la vittoria della Juventus, e poi l'altra vittoria della Juventus invece molto più evidente a Reggio Emilia nel 2021. Poi invece ricordiamo anche gli incassi, perché comunque il Napoli ha portato a casa, come minimo, porta a casa 5 milioni di euro, perché questo è Montepremi, con 5 milioni per la finalista perdente. Dovesse perdere il Napoli, porterebbe a casa 5 milioni De Laurentiis, e il Napoli dovesse vincere 8. Si parla anche di un'altra appendice per la vincente, ovvero chi dovesse vincere affronterebbe entro settembre 2024 la migliore squadra araba, l'Al-Nassr di Ronaldo, con altri 3-4 milioni in cassa, che non fanno mai male, anche se poi i tifosi interessano però molto chiedo, di meno. Dario, e chiedo anche a tutti gli amici ospiti, e mi chiedo, ma il gioco vale la candela? Cioè, a fronte di difficoltà dal punto di vista logistico, di interruzione di una competizione. Chiediamo ai due tecnici, perché andare a allenarsi a Riyadh, dove fa anche abbastanza caldo adesso, sul piano poi squisitamente sportivo, al di là di alzare o meno il trofeo, che lo potresti alzare anche a settembre piuttosto che a dicembre. Forse ad agosto, come è sempre successo. Esatto. Alberto. Ma secondo me sicuramente, poi vedremo quando torneranno da questo torneo. Alla fine non è facile, voli, torni, stanno 2 ore avanti di orario, fuso orario, cioè non è facile riabituarsi subito. Quindi alla fine anche perdere la testa della classifica, per esempio, per 7 giorni, cioè dovere. È vero che hai una partita da recuperare, però hai ragione. Ecco, psicologicamente puoi subire il colpo oggettivamente. E ripeto, quindi mi hai risposto, per te non vale. Non vale che accodare. È una cosa fastidiosissima, penalizzante, eppure non si tiene di conto questo, perché quando si fanno queste valutazioni si guarda solamente al profitto, perché c'è il profitto, allora viene più quello più di qualsiasi altra velleitaria proposta della natura. Ma in chiave Napoli, Paolo, ti chiedo, facciamola a Milano, a Roma. Certo, in chiave Napoli però potrebbe, al di là della vittoria o meno della Supercoppa, potrebbe produrre un effetto benefico. Si vince la Salernitana, si vince la semifinale, si va lontano, si fa un mini ritiro.
Ma certo, no. Può produrre effetti benefici, ma sicuramente io mi auguro che, come ha detto, spero che abbia ragione Alberto, che se torniamo con questa coppa abbiamo un'altra iniezione grandissima, possiamo veramente blindare anche il quarto posto, arrivare e mantenere il quarto posto, che fino a qualche domenica fa per me sembrava ormai un sogno, perché lo vedo troppo un miraggio, in termini, e diciamo, ora è ancora la portata, è là, della partita del bravo derby. Fino a due partite fa, no, ma soprattutto al derby. Oddio, allora ancora in realtà, perché il Napoli, lo vediamo anche la classifica appena possibile, sto facendo impazzire stasera la regia, ma Orlando Matarazzo è bravissimo, quindi mi sta accontentando. Il Napoli resta a meno 3 dal quarto posto, ma anche la Fiorentina deve giocare, il Napoli deve giocare, eccetera eccetera. Ma Ilaria Cuomo, che ne pensi di questa Supercoppa? Rivedendo la slide ancora una volta, Inter favorita, ma in realtà io ho fatto anche un po', ho viaggiato anche un po' su internet per capire quali erano anche di altri cultori appunto della materia, ex calciatori tra cui anche Alessandro Del Piero, quali erano un po' i pronostici. In realtà Del Piero si dice molto più favorevole verso, cioè prevede la vittoria per dell'Inter, proprio perché sostiene che non ha, gioca facile, diciamo, sì ma non ha punti bui. Invece molti altri, tra cui anche un amico di 8 Channel, Peppe Iannicelli, invece si dice molto favorevole rispetto al Napoli, perché sostiene appunto che il Napoli in realtà può regalarci questa grande soddisfazione. Chi lo sa, vedremo. Peppe Bastian Godrà. Mi meraviglierei del contrario. Quindi sei d'accordo con la definizione di Enrico Fedele, il Napoli se vince e compie un'impresa. È un'impresa. Io mi aspetto domenica la tua slide dell'impresa, è ovvio. Speriamo. Eroici, cioè, non lo so, commentiamo, ma è un'impresa. Eroici un po' troppo. Dobbiamo essere onesti. No, sicuramente sì. Insomma, eroici per De Laurentiis. Eroici mi ricorda. No, però per De Laurentiis sì, perché le tasche. Soldi, 8 milioni. Soldi, trofeo. Lascialo passare il tempo. Quello sicuramente sì. In cassi, vediamo per una volta. Prego. Tutta di queste partite che è la spettatore. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno allo stadio. Cioè, domani pare ci sia il sold out, ma è un sold out, come dire, pagato in qualche modo incentivato, indotto. Sì, assolutamente sì. Allora, nel frattempo dobbiamo giocare ancora, anzi e prima di giocare anche sì. Nuovi messaggi in realtà, vogliamo dare spazio ai nostri amici da casa, e però tra pochissimo, perché nel frattempo l'ultima slide, perché il caso Osimhen, il Napoli trema un po' di meno dopo le dichiarazioni anche degli avvocati, perché ricordiamo la Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta e il Napoli ancora, De Laurentiis in particolare, rinviata a giudizio, però si profila il reato di falso in bilancio. Gli avvocati del Napoli sul piano sportivo e sul piano penale hanno riferito che il Napoli è stato già prosciolto due volte dal processo sportivo, dovesse riaprirsi il processo sportivo sono emersi elementi nuovi e comunque il provvedimento per revocazione potrebbe essere non ammissibile anche in presenza di elementi nuovi. Dal punto di vista penale, l'avvocato Fulgeri del Napoli dice che De Laurentiis rischia zero, ovviamente eventuali sanzioni o penalizzazioni dal punto di vista sportivo è quello che ci interessa di più, ovviamente il Napoli pagherebbe nel campionato in corso, nel campionato in cui si termina il processo, che potrebbe andare anche oltre giugno, non certo l'anno scorso, giusto per chiarire tutto il quadro. Sonia, rapidissimamente su questo argomento, è chiaro che in ogni caso va posto una regolamentazione precisa sulle plusvalenze, poi al di là delle c'è troppa confusione come al solito, questo è il calcio italiano, il sistema italiano va avanti così da tempo. È chiaro che servono delle regole chiare, servono dei controlli chiari, non si può ogni qualvolta arrivare a queste situazioni, anche se poi c'è la differenza tra un affare che ha fatto il Napoli e 42 che ha fatto la Juventus, anche quello dovrebbe poi essere proporzionato, vedremo, giusto per dare informazioni. Slot Machine Azzurra subito, la prima, vediamo persone all'antella ancora, mi dicono la regia, quindi la vediamo subito, eccola qua. Vediamo chi capita, ringraziando Raffaele Perrotti, il nostro responsabile tecnico, per questa animazione. Ah, guarda un po', c'è De Laurentiis Sceicco, perché ridi, scusa? Allora, De Laurentiis aveva anche giustamente provato a boicottare. Si era opposto praticamente alla Supercoppa in Arabia, quindi era stato uno dei contrari. E secondo me, conoscendo un po' De Laurentiis, ma non è che ha cambiato idea, si trova lì e a un certo punto dice prova a portare un profitto. È chiaro che lui sta cercando una sponsorizzazione, va detto questo, quindi vuole fare entrare gli arabi come sponsor. Non credo che, secondo me, loro
vogliono comprare il calcio, non vogliono essere sponsor, quindi non so fino a che punto De Laurentiis riuscirà nell'impresa. Poi magari se questa entrata come sponsor può servire a mettere sul banco del Napoli maggiori soldi per fare mercati più decenti, ben venga, assolutamente. Però De Laurentiis si è fatto così, era contrario, si trova lì, una chiacchiera dietro l'altra, perché no, vede vestito, l'affare, no? E prova a coglierlo, ma è normale. Turbante, però non lo so fino a che punto. Loro vogliono entrare, vogliono molto entrare nel campionato italiano, nel campionato europeo, però secondo me più come protagonisti che non come. Però potrebbe essere un primo approccio. È vero, altra slot machine stavolta per Alberto Savino. Andiamo subito, cosa esce? Gettone inserito. Esce dalla slot machine azzurra, della Domenica Azzurra, questo chi è? Ah, Politano. Politano che va verso il rinnovo del contratto, avrebbe rifiutato l'Ashabab che sta anche provando a prendere Suso, un giocatore simile a Politano. Giusto così? Ma secondo me è giusto così. Giocatori, il Napoli ha bisogno di giocatori importanti e onestamente Politano è tra i giocatori quest'anno che ha fatto meglio di tutti, ok, insieme a Lobotka secondo me. È giusto tenerlo. Privarsene adesso avrebbe dato ulteriore. Non avrebbe senso in questo ostacolo momento. Ostacolo al raggiungimento del quarto posto. Sì. Napoli ha bisogno di fare punti e raggiungere il quarto posto. E assolutamente non deve privarsi di giocatori così importanti. Altra slot machine, l'ultima per questa sera per Paolo Specchia. Vediamo cosa esce dalla slot del Napoli. Slot azzurra, per me dire, la Domenica Azzurra. Vediamo subito. Eccola qua, Mourinho, Napoli. Allora, ricordiamo, George Mendes. Aspetta, se vuoi anche tu puoi tirare tu. George Mendes avrebbe contattato De Laurentiis. Mourinho, dato proprio all'Al-Shabaab in Arabia, ha detto no, non vado in Arabia Saudita, ma aspetto un progetto diverso, vincente. Addirittura qualche tabloid indica la possibilità di un incontro tra Mourinho e De Laurentiis. Lo prenderesti, Paolo? Mai. Mai. Abbastanza perché, chiaro. Perché non si può partire dal. Si è poi contraddittori, perché se il nostro presidente ha mostrato di essere lungimirante, di essere uno che sta. Dovrebbe sperare quindi di fare qualcosa di nuovo, andare a pigliare Mourinho che ha dimostrato ancora una volta che è un grandissimo motivatore, un grandissimo affabulatore, è un grandissimo allenatore di curve, di spogliatoi, di panchine, ma sul campo. Anche se è pieno di trofei vinti, non ha mostrato di essere un allenatore, soprattutto che migliora i calciatori. Anzi, lui addirittura ha depauperato qualche volta il patrimonio della propria squadra per la quale lavora, perché ha parlato male ai giocatori, dando colpe, facendo scadere. Quindi è una persona che io Napoli non stimo bene. Sotto questa pelle. Ma guarda, Mancini. Tutti i difensori della Roma sono i più scostumati, i più cattivi, i meno dotati di fair play. Però sembra quasi che la Roma è capace di innervosire tutti, gli arbitri, è tutto fatto ad arte, io so che perché quelle cose sì, poi l'abbiamo detto sono anche notizie che sì, si sì. Allena la panchina, ogni 10 minuti pari, si alza. Cioè, esatto, questo sì. è un uomo meravigliosamente intelligente, si è costruito una carriera meritata, perché poi mi sembra di capire che sono però d'accordo. Chi conosce veramente il Mourinho non è d'accordo Sonia, sì, per il Napoli che ha bisogno di strutture di campo. Gli ho fatto cadere un mito, però no, non lo prenderei mai. Allora è chiaro che gli ultimi anni non vanno a favore di Mourinho, ma è anche vero insomma che è un allenatore importante, è un allenatore che ha la sticella ed è un allenatore amato Mourinho dai romani, nonostante dai romanisti, nonostante lo stesse facendo forza, bene sì, anche striscione all'Olimpico. Io vi faccio visto. Una battuta, vi unisco le due slot e vi faccio la battuta. Qualche anno fa Mourinho disse alla domanda il Napoli di De Laurentiis, lui rispose: De Laurentiis non ha i soldi per me, perciò sta parlando con gli arabi De Laurentiis per trovare i soldi per Mourinho. Ah, addirittura, questo scenario una battuta ovviamente, no, però chiaro, ci sta, no? Lui che va lì per cercare i soldi per Mourinho. In 5 secondi, Mourinho-Napoli sì o no, Enrico, perché è un argomento divisivo. Ma è bollito. Io concordo. Tranciante. Ma sì, perché da quanti anni non vince? Diversi anni. Vabbè, la Conference League l'ha vinta. Quattro squadre, quattro sì, sonne. Ma voglio dire, a livello di campionati, perfetto. Insomma. Alberto?
Secondo per il Napoli? No, non per il Napoli, non per una squadra che comunque lavora con i giovani, non è da dove hanno fatto bene i Sarri, i Spalletti, lui ha bisogno di giocatori già fatti, giocatori importanti. Più allenatore della piazza che allenatore dei giocatori. Perché i giocatori? Anche io dico no, devo dire la verità, anche io, ma per il contesto Napoli, non per no, io sono vicino a Sonia, io dico sì, ma mi piace un sacco lui. Appunto. Va bene, va bene, va bene. Allora, siamo in conclusione di questa lunga e bella puntata Domenica Azzurra. È un affabulatore. Ricordiamo, questa è la classifica, sempre la regia prontissima. Con Orlando Matarazzo, Juventus prima in classifica, il Napoli nono in questo momento, ma deve recuperare una partita, come del resto Lazio e Fiorentina. 3-0. 3-0 la Juventus a Lecce, gol di Brenner, mi sembra, il terzo gol. La Salernitana abbiamo già commentato, purtroppo l'ultimo posto. Ricordo che domani appunto c'è lo speciale, chiedo scusa, 16 speriamo non l'ospedale Napoli. No, speriamo veramente, esatto. Visto i chiari di luna. Esatto, che, no, Napoli ha già avuto vari infortuni. Siamo stati spettatori. Esatto, lo speciale 16 Napoli, dopo però la puntata alle 20:30 con Granatissimi, appunto si parla della Salernitana, a seguire lo speciale post partita della finale di Supercoppa, poi con Finestre su Benevento Casertana, non so, Nantes, per un derby molto importante per la Serie C. Martedì appuntamento con 8 gol, giovedì il focus Serie C e poi domenica prossima la Domenica Azzurra dalle 18, perché seguiremo insieme Lazio-Napoli, il ritorno della Serie A. Sei preparatissimo per tutto il palinsesto. Ho letto, quindi è più facile leggere, è facile, no? Scherzi a parte, ma a partire dalle 11:30 anche appuntamento con Campagna Live, assolutamente, condotto da Ima Tedesco, che è un appuntamento non da non perdere. C'è anche spazio qualche volta allo sport, alla musica, attualità, argomenti sempre molto interessanti. Prima dei saluti, anzi alla fine dei saluti, qui inizio a salutare, a ringraziare Alberto Savino. Ciao Alberto, grazie. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie a Paolo Specchia. Grazie a te e a tutti, buonanotte. Grazie a Sonia Lantella. A voi, grazie. Grazie ad Enrico Scapaticci. Grazie a te Dario e a tutti i telespettatori. Grazie ad Ilaria Cuomo. Grazie e grazie a te Dario. Grazie a te Ilaria. Chiudiamo ringraziando Enrico Coppola, Peppe Andrita e Orlando Matarazzo in regia per la parte tecnica, con Raffaele Perrò e tutti voi per averci seguito. Chiudiamo con un meme divertente dei ragazzi di Ass & Mats, vediamolo al volo, commentiamo insieme. L'allenamento per la finale, colpo di nuca, tutti i giocatori pronti a colpire il palo di nuca, ecco, colpite con la nuca, perché così si trasformano gli azzurri, chissà, potrebbe essere la tattica giusta. Grazie davvero per averci seguito, buonanotte a tutti.